Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gian Antonio Magnani e sono presidente della Fondazione Politecnico e anche di Polihub. Per questo motivo sono qui per dare a tutti voi il benvenuto al Politecnico per questo evento finale del progetto Theorem. Questa è l'aula magna del Politecnico, è l'aula più importante che ospita gli eventi più importanti, compatibili con la dimensione. Qui siamo nel rettorato, quindi nell'edificio dove c'è il rettore, dove c'è la direzione generale, dove c'è anche la Fondazione Politecnico a piano terra. Qui si svolgono i senati accademici, i consigli di amministrazione, tutti gli eventi più importanti. Io potrei anche terminare qui, però il progetto Theorem per me rappresenta un'iniziativa molto interessante, quindi fatemi dire due parole. Io ho una lunga esperienza, ahimè, da un certo punto di vista, sia nel mondo industriale che poi in quello accademico, quindi ho vissuto 15 anni in varie aziende, piccole e grandi, poi sono venuto in università dove faccio insegno dei corsi di nell'ambito della robotica e dei sistemi di controllo dell'automatica, quindi ho contatto con studenti, faccio attività di ricerca e anche poi essendo appunto avendo preso questo ruolo in fondazione nel Polihub sono a contatto con di nuovo a contatto forte con le imprese, con le aziende, le esigenze delle imprese e soprattutto con le start-up. E tutta questa esperienza mi ha fatto sicuramente capire che c'è una veramente ridotta, insufficiente consapevolezza in tutti questi ambiti, se consideriamo gli studenti, se consideriamo ricercatori, professori universitari, se consideriamo anche le imprese, in tutti questi ambiti c'è una consapevolezza sicuramente insufficiente sulle problematiche della proprietà intellettuale e della brevettazione. Gli studenti ovviamente potrebbero essere interessati molto, soprattutto se si mettono nell'ottica di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, di essere creativi, generare delle idee e quindi poi avere l'esigenza di difenderli. Però sono presi da problemi più contingenti, vedi superare gli esami, vedi fare queste verifiche obbligatorie che hanno e quindi eventi come Theorem, io li ho invitati, i miei studenti, 200 studenti del corso di robotica, più volte a partecipare, qualcuno ha partecipato, però diventa difficile per loro nella situazione in cui si trovano. Per i docenti, come docente o ricercatore, quindi come professore, dipendente, collaboratore di un'università, è veramente importante. Il mio amico collega, il professor Umberto Spagnolini, che avevo visto prima, adesso non lo vedo più, è il massimo esperto. Io vengo dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, di cui ho fatto per molti anni il direttore, quindi conoscevo molto bene le attività all'interno del Dipartimento, le attività del professor Spagnolini in particolare per quanto riguarda le problematiche relative al software. Avremmo bisogno noi docenti e ricercatori di una coscienza molto maggiore, una consapevolezza molto maggiore su queste tematiche, sulle regole anche, no, del gioco, perché se fai una pubblicazione poi non puoi più pubblicare, quindi, oppure le regole relative alla protezione del software. E infine il mondo startup, il mondo imprese, anche nelle imprese è importante la conoscenza e la consapevolezza, e secondo me la consapevolezza diffusa.
no, non basta che sia consapevole, che ci sia un ufficio che sia consapevole, perché le cose, molte cose nascono proprio dal basso, e quindi anche dal basso bisogna sapere le regole, le opportunità e come coglierle. Poi anche mi diceva Filippo Siripigni che da qualche parte qualcuno ha verificato che grandissima parte della conoscenza tecnica, ieri forse mi diceva 80%, correggimi se sbaglio, poi è scritta solo nei brevetti, quindi chi lavora nelle imprese dovrebbe veramente avere questo tipo di conoscenza, una maggiore consapevolezza. Ecco, quindi sono molto contento che la Fondazione Politecnico e il Polihub abbiano fatto partire questa, insieme al Politecnico naturalmente, ma adesso parlavo come diciamo referente per il per la Fondazione e per il Polihub, abbiano fatto partire questa iniziativa che credo sia particolarmente importante per tutto il mondo politecnico e anche per le imprese. Quindi voglio ringraziare tutte le persone e complimentarmi con tutte le persone che prima hanno avuto l'idea, poi l'hanno portata avanti con tanta passione e anche competenza e abilità. Ecco, vabbè, quindi concludo con l'augurio di una profittevole giornata a tutti voi, e anche piacevole, e passo la parola al dottor Iozia che condurrà l'evento. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente, buongiorno, io sono Giovanni Iozia, sono un giornalista, da diversi anni mi occupo di economia, di aziende e adesso tra le altre cose dirigo un sito che si chiama Economy Up e che si occupa di innovazione, di start-up. E devo dire che già il Presidente ha anticipato il tema, la conoscenza, la consapevolezza, la coscienza del valore, direi, dell'importanza della proprietà intellettuale, quindi della sua protezione, è insufficiente. Questo è il punto di partenza. Io sono particolarmente legato a questo tema anche per ragioni familiari, perché mia figlia si occupa di IP e quindi ho scoperto grazie a lei anche un mondo, è un avvocato specializzato in intellectual property. Però mi piace vedere questo tema come il lato nascosto di quella che noi chiamiamo l'innovazione, perché noi crediamo, o si crede generalmente, che l'innovazione sia appunto creatività, capacità di intrapresa, tutto vero. Però molto spesso, soprattutto in alcuni settori che in parte anche ricordava il Presidente Magnani, non bastano queste cose, non bastano se poi quello che la creatività ti ha permesso di individuare, quello che la tua capacità imprenditoriale ti ha permesso di, è protetto. Oltretutto in Italia credo che siamo di fronte a un paradosso, perché da una parte abbiamo una grandissima anche capacità e qualità di produzione scientifica che è riconosciuta nei ranking internazionali, che però poi non riesce a scaricarsi sul mercato. Probabilmente è quel pezzo che manca, che è proprio la capacità di capire che quella idea, se protetta, brevettata con tutte le modalità, io non sono un tecnico della materia, però ci sono le modalità, può diventare qualcosa che crea valore non solo scientifico ma anche economico. Quindi io credo che in questo senso un progetto come Theorem sia importante, che è quello che un po', diciamo, celebriamo oggi, cioè la conclusione di un percorso che ha come obiettivo di portare presso la comunità degli studenti, dell'accademica, questo spiraglio, cioè di aprire questa finestra e dire guarda che se affronti il tuo lavoro in una prospettiva diversa, probabilmente crei valore per te stesso, per il tuo team, per il tuo gruppo di lavoro e poi io direi in genere per il paese, perché sappiamo, e qui chiudo, che l'Italia è uno dei paesi dove si brevetta meno in Europa. Quindi questo è la contraddizione, il paradosso che ricordavo poco fa. Quindi io direi che cominciamo subito questa mattinata di incontro vedendo che cosa è stato e che cosa ha prodotto il progetto Theorem, cioè i risultati di questo percorso che forse molti di voi conoscono, hanno avuto già occasione di intercettare, che si conclude. Comincerei con Filippo Siripigni, che è della Fondazione Politecnico di Milano, a cui tocca appunto raccontarci che cosa è stato e che cosa ha prodotto il progetto Theorem.
Grazie. Grazie. Prego. Buongiorno, grazie a tutti per essere venuti. Io sono appunto Filippo Silipigni, ingegnere meccanico e project manager della Fondazione Politecnico e regolarmente mi occupo di promuovere metodi e strumenti a supporto dello sviluppo nuovo prodotto e più in generale a supporto dell'innovazione tecnologica presso imprese, enti pubblici e singoli individui in progetti finanziati o commissionati. E la proprietà intellettuale è uno degli strumenti che vado a promuovere. La giornata di oggi appunto nasce come prende spunto dall'evento di chiusura di questo progetto Theorem, ma abbiamo voluto mostrare, abbiamo voluto dare lo spirito a questo incontro di evidenziare il valore della proprietà intellettuale e sulla competitività delle imprese. Brevemente vado a richiamare quello che è stato il progetto Theorem, le sue attività e poi i miei colleghi presenteranno gli output di progetto. Progetto Theorem, Youth Intellectual Property Education Program, è un progetto finanziato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, l'ufficio con sede ad Alicante che gestisce il marchio e il disegno comunitario, ed è stato finalizzato a promuovere la proprietà intellettuale e il suo rispetto verso studenti universitari, giovani ricercatori e start-up, giovani imprenditori. Il progetto ha una durata di 12 mesi e appunto è stato realizzato da parte di Fondazione Politecnico di Milano come coordinatore, il Politecnico di Milano, Ufficio di Trasferimento Tecnologico e Polihub, l'incubatore di impresa del Politecnico. Come attività, prima di tutto è stata realizzata un programma di sensibilizzazione sul tema della proprietà intellettuale, ovvero un ciclo di 6 incontri della durata di mezza giornata, ognuno dedicato a un titolo della proprietà intellettuale o un tema strettamente legato ad esso. Ogni incontro è stato realizzato in 2 momenti, una sessione di formazione di base, entry level, sul titolo dell'incontro e una sessione di dibattito e di discussione con la presenza di aziende, testimonial, imprenditori e divulgatori scientifici. Per quanto possibile abbiamo cercato di realizzare ognuno di questi incontri nel corso del 2018 legato a iniziative già in essere a Milano, capaci di rilanciare e promuovere l'incontro stesso, quindi l'incontro sul tema del design l'abbiamo legato alla Design Week, il Salone del Mobile a Milano, l'incontro sui brevetti l'abbiamo legato a un incontro sulla brevettazione da parte della scuola di dottorato del Politecnico, l'incontro sulle ricerche su database online gratuiti è stato legato alla conferenza europea dei documentalisti brevettuali che si è tenuta qui proprio al Politecnico di Milano, al Dipartimento di Meccanica a settembre. E infine poi abbiamo legato un incontro sulla gestione della proprietà intellettuale per le start-up all'Innovation Boost Program del programma Switch to Product realizzato da Polihub. Qui in sintesi vedete un po' alcuni numeri, abbiamo avuto su questi 6 incontri 172 partecipanti con una media di 28 partecipanti a evento, poi vedremo meglio alcune statistiche. Abbiamo coinvolto 3 divulgatori scientifici e poi ovviamente abbiamo dato giustamente spazio anche a visibilità ai docenti all'interno del Politecnico, esperti in materia di proprietà intellettuale e che portano avanti alcuni aspetti, caratteristiche della proprietà intellettuale. Un'altra attività è stata fatta, è stato un workshop collaborativo sul tema della proprietà intellettuale con finalità ludiche, ovvero l'intento era quello di sviluppare un
gioco storia a partire da vicende reali storiche sulla proprietà intellettuale che sono risultate emblematiche sul tema della proprietà intellettuale, in modo particolare sul brevetto per invenzione o sul copyright. Questo evento è stato fatto in PoliHub il 30 ottobre e diciamo, qui vedete il richiamo ad alcune vicende. Hanno partecipato non tantissimi, in 18 partecipanti, è stata un'attività fatta con il supporto di alcuni facilitatori, sia esperti in proprietà intellettuale, sia esperti di serious game e un esperto di storytelling. Al termine della giornata è stato votato il gioco storia più divertente e più educativo e il risultato di questa storia, come vedrete, è stato sviluppato in una web app gioco con finalità di insegnamento o ludiche sul tema della proprietà intellettuale che vi mostrerà poi la mia collega. Durante il progetto abbiamo raggiunto anche dei moltiplicatori che ringrazio qui ufficialmente, che avranno poi uno spazio o più avanti: la Camera di Commercio o di Milano, il Consorzio Camerale per il Credito della Finanza, l'Associazione Studentesca Acemp e la piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia. Ingegnere, a me tocca essere antipatico e richiamarla anche ai tempi. Giustissimo. In termini di visibilità abbiamo avuto il supporto dell'ente finanziatore così come dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise, oltre che poi anche degli altri vari enti. Brevemente qui ho riportato alcune statistiche in termini di partecipazione. Più del 50% dei partecipanti ha un'età, dei partecipanti coinvolti ha un'età tra i 19 e i 30 anni, quindi diciamo target mediamente raggiunto, così come la loro affiliazione è principalmente università, start-up e dottorandi. Qui vedete poi il livello di soddisfazione, una prima stima sui risultati degli incontri eseguiti. E questo è un'ultima stima da parte dei partecipanti stessi sull'impatto che ha avuto questo percorso di sensibilizzazione sul tema della proprietà intellettuale. Lascio la parola ad Annalisa Balloi, grazie. Ecco, Annalisa Balloi, grazie ingegnere, Annalisa Balloi dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano, che è stato appunto uno dei partner del progetto. Grazie mille per l'introduzione e andiamo direttamente quindi agli output del progetto. Vediamo di arrivarci. Ok. Bene, gli output del progetto Theorem consistono in contenuti multimediali, un modulo per start-up e giovani imprenditori aspiranti tali, un modulo dai contenuti divulgativi per chi si affaccia per la prima volta al mondo appunto della proprietà intellettuale. E poi ultimo output del progetto è scaturito dalla giornata di Game Storm organizzata proprio in modalità di workshop e una web app. Allora, tornando ai contenuti multimediali, questi consistono in 9 video, 7 riguardanti gli incontri live, quindi 6 incontri sulle tematiche trattate appunto da Theorem e poi il 7° video riguarderà la giornata di oggi. Sono dei video di sintesi sui contenuti. Un video riguarda la Game Storm e quindi la web app, l'ultimo video riguarderà invece il modulo formativo. Tutti i video sono stati registrati da me e Filippo con il supporto tecnico della società Jobbing. E sono stati organizzati in modalità di dialogo, quindi io e Filippo che inquadriamo l'argomento della giornata, sottolineiamo gli aspetti chiave che sono stati trattati e all'interno della nostra narrativa sono stati poi inseriti vari contributi in forma di
intervista degli speakers, ma anche dei partecipanti. Uno degli output di cui andiamo particolarmente orgogliosi è la web app. La web app è scaturita appunto dalla giornata di GameStorm, in cui i partecipanti sono stati chiamati ad inventare una storia, ma su fatti realmente accaduti, una storia giocabile, in cui poter anche apprendere dei concetti sulla proprietà intellettuale. Di questo output andiamo particolarmente orgogliosi perché all'inizio del progetto abbiamo fatto una ricerca per verificare la presenza di altri serious game sul tema e non ce ne sono, quindi a livello globale diciamo che questa è un prodotto unico. Un prodotto unico anche perché si basa su fatti realmente accaduti. Infatti il primo gioco della nostra web app si intitola Provaci ancora Carl e si ispira alla storia realmente accaduta di un inventore danese, Carl Krøyer appunto, che è stato chiamato in Kuwait per affrontare un problema veramente spinoso. Quindi siamo nel 1964 e nel Golfo del Kuwait affonda un mercantile contenente 5.000 pecore. Le carcasse di queste pecore causano un forte rischio perché contaminano le acque. Quindi Carl è chiamato ad inventarsi qualcosa per far riemergere il mercantile con il pericoloso carico. Bene, tra le varie opzioni, quella che sembra più efficace è sicuramente riempire la nave di aria o di materiale contenente aria, come per esempio il polistirolo espanso. Questa soluzione viene implementata e riesce, ma non solo la soluzione è efficace, ma è anche innovativa e originale, pertanto degna di essere brevettata. Ed è così quindi che il giocatore, nei panni di Carl, affronta tutto il percorso della brevettazione, della valorizzazione del brevetto attraverso il licensing. Ma questo percorso non lo fa da solo. Ha un aiutante, una sorta di angelo in materia di proprietà intellettuale ed è un esperto mandatario che lo aiuta appunto ad affrontare tutto il percorso, dall'approvazione del brevetto appunto al licensing. Questo percorso però non è così lineare, ma ci sono anche dei colpi di scena, degli imprevisti, come per esempio un fumetto di Topolino che sembrerebbe anticipare l'idea che poi è stata implementata dall'inventore Carl e che è stata considerata dall'ufficio brevetti della Danimarca come prior art e quindi in Danimarca questo brevetto non è stato accettato. Nella realtà dei fatti questa storia è vera, il brevetto non è stato accettato, ma che la causa sia il fumetto di Topolino o no rimane ancora un mistero e noi l'abbiamo utilizzato come licenza poetica. Ad ogni ostacolo superato viene dato un insegnamento teorico in materia di appunto proprietà intellettuale e l'obiettivo del giocatore è quello di accedere a tutti questi insegnamenti e per ogni insegnamento viene dato un credito, un titolo, quindi l'obiettivo è collezionare tutti i titoli. Ultimo output del progetto è il modulo IP, ma per questo io chiamerei di fianco a me il mio collega Domenico Pannofino del Polyhub. Grazie Annalisa Balloi. Anche non ho capito se l'app è già disponibile sui... Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io rappresento la terza anima di questo progetto, Polyhub, l'incubatore del Politecnico gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano. Abbiamo portato la nostra competenza, la nostra esperienza nel supportare l'avvio di start-up tecnologiche all'interno di questa iniziativa. L'output di progetto che ha già anticipato Annalisa è una
manuale, che non intende essere l'ennesimo mattone, non so, sulla proprietà intellettuale, ma è un manuale sintetico rivolto a chi vuole fare impresa, dove è possibile trovare tutti quelli che sono gli elementi essenziali in tema di proprietà intellettuale. Quindi ci sono 6 capitoli che sono stati sviluppati dal Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico e Polihub, portando diciamo una sintesi e delle esperienze concrete di come tener conto e valorizzare gli asset di proprietà intellettuale nell'avvio di una nuova impresa. Quindi dai primi capitoli che richiamano un po' i concetti teorici sul brevetto, sulla registrazione di un marchio, ad alcune metodologie sviluppo lean, sia in un'ottica startup ma anche in un'ottica brevettuale. Quindi il metodo lean startup profetizzato da Eric Ries, no, che ha preso piede negli ultimi anni, di fatto trova un riscontro anche su alcuni modelli di protezione più sviluppati probabilmente negli Stati Uniti, come il brevetto provvisorio. Di fatto trovano appunto un riscontro in queste metodologie che consentono di sviluppare impresa dosando nel modo giusto le risorse e non sprecando tempo, no, ed energie in progetti che poi di fatto non vanno a buon fine. Da qui anche sono stati poi illustrati alcune metodologie per sviluppare degli innovation plan. La proprietà intellettuale è per l'imprenditore uno strumento per pianificare la strategia di business, e quindi diventa fondamentale che questo si integri all'interno di tutti gli altri strumenti che l'imprenditore ha a disposizione. E infine abbiamo individuato in modo molto concreto delle raccomandazioni su quello che una startup deve fare e non deve fare, quindi in modo molto pratico sulla base di quella che è la nostra esperienza di tutti i giorni. Poi io ho estratto una slide da quelle che sono state mostrate agli studenti e partecipanti degli incontri, perché secondo me è molto illustra bene qual è la finalità di tutti questi contenuti. Quindi è quella che è anche un po' l'ambizione del progetto Theorem. Quindi la domanda che io ponevo era: perché voi siete qui? Perché siete qui oggi? Non siete qui per imparare a redigere un brevetto, non siete qui per imparare a scrivere nel modo giusto le rivendicazioni di un brevetto, non siete qui per imparare come si registra un marchio o un diritto d'autore, e tantomeno non siete qui per diventare dei legali, degli esperti di proprietà intellettuale. Per tutto questo ci sono degli angeli custodi che citava Annalisa, ci sono dei professionisti che possono aiutarvi, ci sono all'interno dell'università, ci sono sul mercato. Quindi una delle raccomandazioni che noi diamo ad esempio ai giovani imprenditori è: il do it yourself non è un'opzione valida quando si parla di proprietà intellettuale. Voi siete qui per fare gli imprenditori. Quindi l'obiettivo di questi contenuti, l'obiettivo del progetto Theorem, è quello di sensibilizzare gli imprenditori a utilizzare la proprietà intellettuale nel modo giusto, ad adottare gli strumenti opportuni nella pianificazione strategica e a rivolgersi dove opportuno ai professionisti che sono disponibili sul mercato. Quindi questo un po' per chiudere un po' la descrizione di quelli che sono gli output di progetto e qual è la loro finalità. Dove trovare tutto questo? Noi come Fondazione Politecnico, Polihub e Politecnico veniamo da un'esperienza di un'altra iniziativa di promozione della proprietà intellettuale sponsorizzata da Qualcomm. L2Pro è una piattaforma di mobile learning sul tema della proprietà intellettuale che abbiamo lanciato 2 anni fa. Qualcomm è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di processori per smartphone, cresciuta
nel corso della sua storia, quindi era una start-up circa 20 anni fa, e adesso è un leader mondiale, no? nel suo settore, ed è cresciuta anche grazie alla valorizzazione dei propri asset IP e all'acquisizione di brevetti. Quindi ha voluto promuovere in Italia e anche in altri paesi d'Europa la proprietà intellettuale come strumento di competitività per le piccole e medie imprese. Quindi ha finanziato e supportato ha sponsorizzato questo progetto, che è stato anche sviluppato in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Fondazione Ugo Bordoni, di fatto abbiamo portato su questa piattaforma 13 moduli formativi che sono accessibili gratuitamente. Ci sono delle video pillole e dei questionari di self-assessment, dove ciascuno può avere una panoramica di tutti quelli che sono i temi legati alla proprietà intellettuale. Theorem aggiunge un nuovo capitolo a questa piattaforma, focalizzato sulla proprietà intellettuale per le start-up, quindi all'interno di questa piattaforma sarà possibile anche trovare tutti i contenuti e gli output sviluppati dal progetto Theorem. Quindi qui c'è il link l2pro.it/theorem, dove potete trovare tutti i contenuti e anche poi i video che man mano saranno pubblicati. Un invito a giocare con l'app, che secondo me è molto carina, ed è anche un punto, come diceva Annalisa, una novità in questo mondo, e permette un po' anche, come dire, ai non addetti ai lavori di avvicinarsi a questi temi. Grazie Domenico Pannofino, e chiudiamo questo primo panel. La sintesi mi sembra sia chiara: la brevettazione, la protezione della proprietà intellettuale è una leva di sviluppo imprenditoriale. Quindi non stiamo facendo un convegno per avvocati, non stiamo facendo un incontro, non è stato un progetto per sviluppare specialisti dell'IP, ma per far crescere meglio le nuove imprese, evitando i limiti del nostro sistema delle PMI, che non ha mai frequenta poco la brevettazione, con i risultati che sappiamo e con i dati che ce lo confermano. Ci auguriamo che le start-up non ripetano l'errore di una generazione imprenditoriale precedente. Adesso torniamo in accademia col secondo panel, appunto, che avete visto dal programma, dal titolo chiarissimo: la valorizzazione dell'IP in accademia, per un po' cercare le best practice, le cose che si fanno, perché abbiamo detto all'inizio c'è poca sensibilità, ma non è vero che non si fa nulla, e quindi per valorizzarle e cercare di farle diventare di riferimento. Cominciamo col professor Gaetano Cascini del Politecnico di Milano, del Dipartimento di Meccanica, eccolo qui, che ci racconta qualche esempio appunto di collaborazione tra università e imprese in ambito di Open Innovation. Grazie. Vi ricordo che avete circa 10-12 minuti abbondanti ciascuno, quindi mi toccherà richiamarlo all'ordine. Va benissimo, professore. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, vado subito alla presentazione senza dire altro appunto di contorno. Dipartimento di Meccanica è più che sufficiente. Il mio intervento vuole essere una panoramica su alcuni esempi di interazione università-imprese, soprattutto per quel che riguarda la parte di formazione, però con un focus specifico su tutto quello che riguarda il far crescere sia i nostri studenti sia spesso le imprese su tutto quello che contribuisce a fare cultura dell'innovazione, non perché le imprese non lo sappiano già fare, ma rispetto al tema della giornata, rendendone più robusta e sfruttabile l'innovazione anche in virtù della tutela della proprietà intellettuale, questo lato imprese, e per quanto riguarda invece i nostri studenti, facendogli toccare con mano come si possa impiegare al meglio quello che hanno imparato all'interno delle nostre aule, dei nostri laboratori. Quindi farò brevemente un paio di considerazioni di contesto per allinearsi su alcune tendenze che penso siano sotto gli occhi di tutti, ma semplicemente per averle così
tutti davanti in questa riflessione. Dopodiché vorrei riportare appunto alcuni esempi. In particolare mi riferirò al corso di laurea in ingegneria meccanica perché è quello che conosco meglio, ma posso già anticipare che esperienze analoghe esistono all'interno del Politecnico in altri corsi di studio. Come organizziamo la tutela della proprietà intellettuale in queste attività di collaborazione, e poi un brevissimo riferimento a un progetto che vuole valorizzare questo tipo di esperienza. Allora, intanto una considerazione di massima. Al di là delle etichette, delle parole d'effetto sull'open innovation e similari, penso che sia evidente agli occhi di tutti che al giorno d'oggi innovazione implica collaborazione su più fronti, sia sul fronte del raggiungimento di nuove conoscenze e tecnologie, che non possono essere solo quelle all'interno di un'azienda, sia sul fronte della ideazione di nuove soluzioni, ma sia anche sul riconoscimento di opportunità di inserimento in nuovi mercati. Questo passa per appunto diversi tipi di modelli, più o meno aperti, più o meno disponibili effettivamente a mettersi in confronto con altre realtà, però direi che è una tendenza abbastanza inevitabile. Punto numero uno. Punto numero due, cambio completamente pagina. Si parla ormai da tantissimo tempo sull'importanza di avvicinare il mondo della formazione accademica al mondo dell'impresa, non solo accademica, ma ora di questo stiamo parlando, e anche sul trovare nuove forme di diciamo collaborazione anche sul piano formativo. È sicuramente qualche cosa su cui tutti si stanno cimentando. Spesso viene vista comunque come un'attività a senso unico, cioè dalle imprese verso gli studenti universitari, che è una cosa sicuramente utile, però in realtà si dimentica la possibilità di utilizzare anche un canale di ritorno, il fatto che soprattutto su realtà più piccole gli studenti universitari, soprattutto al fine del loro percorso di studi, sono un veicolo di nuove conoscenze all'interno delle imprese, e questa è un'altra cosa su cui potersi confrontare. Sicuramente apertura da una parte dell'innovazione e coinvolgimento di studenti in attività di innovazione fa nascere una domanda: ma poi che fine fanno le mie idee, che fine fanno le eventuali soluzioni che andiamo a sviluppare? Posso effettivamente contare su una valorizzazione di queste idee o andranno perse? Allora vado a raccontarvi un po' quello che noi stiamo in generale cercando di fare su più fronti. Allora, penso che tutti sappiano che in generale la collaborazione tra università e imprese si articola su contratti di ricerca, prove sperimentali più o meno standard, questo soprattutto quando l'università e l'impresa chiede all'università un supporto di conoscenze e mezzi. Nell'altra direzione, tirocini, ovvero noi mandiamo i nostri studenti in azienda perché apprendano qualche cosa di pratico. Entrambe queste esperienze spesso vedono di fatto la collaborazione più nel titolo che nei fatti, perché di fatto c'è un trasferimento di ruolo da un lato a quell'altro. Ci possono essere invece attività molto più articolate, ne cito qui solamente alcune e ve le vado a posizionare nel nostro percorso di studi di ingegneria meccanica al Politecnico. Abbiamo alcuni insegnamenti da un paio di anni che sono effettivamente in co-tutela. Che cosa vuol dire? Faccio un riferimento, ma è uno degli insegnamenti in cui questo succede, ovvero un insegnamento che è tenuto al 50% da personale di provenienza industriale, che riporta diciamo quelle che sono le conoscenze, quelle che sono anche le modalità operative del mondo industriale, e da quell'altra parte il restante 50% è svolto da tutor accademici che seguono gli studenti nello sviluppo di progetti che vengono proposti dall'azienda stessa. È chiaro che quindi questo comporta numerose interazioni.
Secondo esempio, i project work intesi come occasione per le aziende di proporre dei temi progettuali di carattere innovativo su cui possono lavorare studenti in gruppo, ancora in ambiente universitario ma con una supervisione industriale. Questo è un qualche cosa che già facciamo da moltissimi anni. Professor Cugini faceva il laboratorio progettuale CAD già penso 15 anni fa ormai su questo. Ora lo stiamo sistematizzando anche su alcuni, diciamo su più livelli. Direi workshop su competenze trasversali in cui cerchiamo comunque di avvicinare i due mondi e così via. Tanto per passare velocemente in rassegna questo, noi cerchiamo di permeare questo tipo di attività un po' sui diversi livelli, fin dalla laurea triennale anche sulla laurea magistrale. Allora, per toccare con mano che numeri comportano e quindi quanto sia la difficoltà per certi versi di controllare quelle che sono le idee proposte, vi faccio appunto l'esempio del laboratorio progettuale che ho citato prima. È un laboratorio che coinvolge gli studenti del terzo anno di meccanica. Parliamo di circa 150 studenti che si dividono in 25 gruppi che lavorano su 25 progetti proposti da aziende. Tutto questo con il rapporto che in Italia, in particolare al Politecnico, docenti e studenti, che vuol dire ce n'è uno per 40, quando va bene. In realtà in questi laboratori qui il rapporto è ancora più svantaggioso, perché normalmente è più vantaggioso quando si arriva agli ultimi anni. Ciò nonostante ci organizziamo un po' in questo modo, vale a dire... Professore, 5 minuti. Sì, ho il cronometro qui, grazie. Ciononostante riusciamo a organizzare le cose in modo che effettivamente portino un valore aggiunto agli studenti, perché possono effettivamente capire che cosa le aziende si chiedono, possono effettivamente vedere come non esista il confine tra una disciplina e quell'altra, ma debbano applicare le diverse conoscenze acquisite a prescindere da qual era l'etichetta o il professore di riferimento, e spesso anche dovendo completare le informazioni con quello che viene da altri settori che non sono quelli di studio. Appunto, nell'esempio che stavo facendo adesso, lo scorso anno, tra le aziende che hanno proposto temi per questi studenti, ce ne sono alcuni, tra l'altro anche presenti qui oggi, più di una, che effettivamente hanno offerto dei temi progettuali, hanno realizzato il tutoraggio da un punto di vista così soprattutto dei contenuti progettuali, non metodologici, quello sta a noi. Risultato dell'operazione: nell'arco di un semestre 25 progetti sono arrivati in fondo, alcuni meglio, alcuni peggio, però diciamo spesso con idee nuove, con la possibilità per le aziende di effettuare uno studio, fosse anche preliminare, su dei problemi, su dei temi progettuali che nella quotidianità non riescono ad affrontare. Questo è un po' il valore aggiunto. E la proprietà intellettuale? Allora, da questo punto di vista direi che abbiamo acquisito un modello, insisto in questo, non è solo meccanica ma è diffuso anche nelle altre scuole del Politecnico, un modello abbastanza collaudato, mi sento di dire, ovviamente grazie al nostro ufficio di trasferimento tecnologico, che definisce un po' quelli che sono le condizioni per un'azienda per ingaggiarsi in un'attività di questo tipo, e che permette al tempo stesso quindi di, da una parte, in caso di produzione di contenuti innovativi degni di essere brevettati, di seguire una procedura di brevettazione che effettivamente non è attaccabile perché si è bruciata la novità, piuttosto che perché non era chiaro chi ne fosse il detentore. Da quell'altra, ovviamente si vuole anche valorizzare l'eventuale contributo di studenti e docenti, per cui ovviamente è giusto che siano riconosciuti gli inventori come tali, ma in realtà sperabilmente anche che ci sia un premio lì dove sia meritato, un premio del
dell'innovazione prodotta. Posso citare per esempio che dall'anno scorso almeno uno dei progetti svolti e ha completato il ciclo fino alla presentazione della domanda di brevetto. Direte uno su 25 forse non è tanto, in realtà nella misura in cui comunque anche le altre aziende sono state soddisfatte del risultato, per me il bilancio è comunque positivo. Tra le ricadute c'è anche il fatto che giovani ingegneri vengono a capire quale sia l'importanza di tutto gli aspetti dell'innovazione, incluso anche la gestione di quello che è la proprietà intellettuale. Chiudo velocemente citando un'esperienza sulla quale eventualmente vi invito a farmi domande successivamente o a visitare il sito, che è quella del progetto OIPEC, un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito Erasmus Plus, che sta attivando dei cosiddetti Collaborative Open Innovation Laboratories. Qual è la funzione di questi laboratori? Fare un po' da mezzo di comunicazione su attività di questo tipo tra università e impresa, quindi di moltiplicare le esperienze di collaborazioni tipo il laboratorio che ho citato prima, ma non solo, e di seguire un po' tutti i diversi aspetti, non solo la parte di generazione delle idee, ma anche la parte di prototipazione e di business validation, quindi completare un po' il quadro. Abbiamo sviluppato sia dei moduli formativi, sia quello che è lo schema di riferimento, che definisce, tra le altre cose, appunto cosa andiamo a offrire alle aziende e cosa il CoiLab può offrire alle università stesse. In breve sintesi, noi siamo convinti che questo tipo di collaborazione possa servire a portare nuovi metodi, nuovi strumenti, nuove competenze anche all'interno delle aziende, serva agli studenti per toccare con mano cosa vuol dire applicare questi strumenti che hanno appreso nelle aule universitarie su casi di studio reali, ma anche altre cose meno evidenti. Tutto quello che viene prodotto è un valore aggiunto, appunto, che alla fine può essere utilizzato anche per finanziare attività di ricerca di giovani ricercatori. Per le aziende è un modo diverso e direi molto più efficace di conoscere nuovi ingegneri, nel senso che molto più efficace conoscere dei giovani ingegneri in un'attività di questo tipo e capire con chi ci si trova bene per competenze e anche per modo di fare, piuttosto che un colloquio di lavoro dove ormai, diciamo, si impara facilmente a recitare la parte. Chiudo, quindi, conclusioni. Ripeto, il messaggio vuole essere: le dinamiche dell'innovazione oggi comportano necessariamente una tendenza verso l'apertura dei confini, e tra le varie direzioni di apertura sono assolutamente convinto che la collaborazione università-impresa sia effettivamente un valore importante, perché ne guadagnano tutti, ne guadagna la formazione in entrambe le direzioni, ne guadagna lo sviluppo di idee innovative. Ben strutturati, questo non è antitetico a produrre e tutelare proprietà intellettuale, e su questo il nostro TTO potrà fornire sicuramente maggiori indicazioni. Grazie professore. Appunto, lei ha citato il ciclo di trasferimento tecnologico. Adesso chiedo a Roberto Tiezzi di raccontarci appunto quanto e come l'IP può fare la differenza. Transfer Office, e continuerei questo excursus sulle operation in tema di gestione della proprietà intellettuale. Lo facciamo in un contesto ideale dal nostro punto di vista, un'università come Politecnico di Milano fortemente votata alla ricerca d'eccellenza in ambito tecnico-scientifico e di relazione con l'industria. Non soltanto in grado di sviluppare relazioni con le imprese e rispondere
alle domande di innovazione delle aziende, ma anche in grado di strutturare una vera e propria offerta di soluzioni tecnologiche innovative verso il sistema imprenditoriale, verso l'industria. Tant'è che partiamo da risultati piuttosto consistenti, una produzione brevettuale di oltre 1600 titoli di privativa che ha riguardato oltre 600 tecnologie innovative, peraltro con un rating di valorizzazione, cioè di trasferimento di questa innovazione verso l'industria, piuttosto interessante. Poco meno del 50% di queste tecnologie hanno trovato un effettivo sfruttamento o comunque trasferimento verso il mondo delle imprese. Non soltanto, Politecnico ha strutturato una serie di attori sul technology transfer e negli ultimi anni una fortissima integrazione, una filiera tra la struttura del Technology Transfer Office e l'incubatore di imprese di Politecnico, appunto PoliHub. Non ci basta questo, perché giustamente, come diceva Giovanni, la produzione di conoscenza anche innovativa e di brevetti non è indice di impatto in termini di sfruttamento. Il concetto è che Politecnico vuol fare di più e avviare una trasformazione delle proprie funzioni di valorizzazione verso una vera e propria innovation factory, dove dalla individuazione di soluzioni innovative presso i nostri laboratori, i nostri gruppi di ricerca, le attività di tutela e di protezione e di offerta verso il mondo dell'industria, quella che è diventata una vera e propria ossessione da parte nostra è l'applicazione in campo di quello che proponiamo. Non ci basta proporre, o meglio, non è sufficiente, ci piacerebbe, lo fosse, proporre delle soluzioni che sono ancora in fase molto early di prova di laboratorio. Occorre dimostrare in campo, su scala industriale, su ambienti rilevanti, l'efficienza, la performance, la funzionalità di quelle che sono le soluzioni di innovazione. È per questo che in questi ultimi anni il Technology Transfer Office, assieme a PoliHub, ha messo in campo un vero e proprio programma di supporto, oltre che di individuazione di innovazione all'interno dei laboratori di Politecnico, di supporto e potenziamento allo sviluppo, alla messa a terra di questi progetti. È Switch to Product, ce lo racconterà Claudia tra un momento. È un programma strutturato che implica anche da parte di Politecnico un investimento di risorse finanziarie, un aspetto abbastanza peculiare per un'università pubblica, quella di decidere di stanziare dei budget proprio per l'attività di validation delle tecnologie che brevettiamo e che creiamo nel nostro portafoglio, oltre a una sempre maggiore sofisticazione dei servizi legati al mondo dell'intellectual property. Quindi non solo la tutela, ma la promozione, quindi il marketing di tecnologie verso l'industria e il tema appunto della validazione. Perché il gioco a cui stiamo giocando, lo diceva molto bene Gaetano, è questo, cioè è quello di mettere a terra innovazione per generare vantaggio competitivo di cui le imprese si possano appropriare. Perché appropriazione, che è un po' il leitmotiv degli strumenti di proprietà intellettuale, non rappresenta una finalità in sé, giusto per creare un monopolio o una esclusiva, ma è funzionale allo sviluppo del business, e anche di questo Claudia ci parlerà molto bene sul tema startup. È per questo che l'intellectual property diventa un elemento, un driver di elaborazione strategica per l'impresa, proprio per il potenziamento del proprio business, delle proprie opportunità di profitto. Ed è per questo che tra i vari livelli, diciamo, del processo di elaborazione delle opzioni strategiche all'interno dell'impresa, non potevamo trascurare l'aspetto finanziario.
L'aspetto finanziario che è evidentemente un elemento fondamentale per l'impresa, ma a maggior ragione lo è per un innovation factory che ha bisogno di risorse da investire nella fase più early del processo di innovazione, quando ancora le imprese neanche vogliono investire. Giustamente, siamo in una fase ad alto rischio in cui l'università e i centri di innovazione devono fare qualcosa di più. È per questo che Politecnico ha dato via proprio di recente ad una importante iniziativa, qual è la costituzione e il lancio di un nuovo fondo di venture capital da 60 milioni di euro come dotazione target, sulla base di una partnership tra Politecnico di Milano e uno dei principali venture capital italiani, 360 Capital Partner. Un fondo destinato all'investimento in progetti tecnologici altamente innovativi che portino, attraverso processi di sviluppo e di validation di cui abbiamo parlato, ad un importante exit o a livello industriale, perché siamo in grado a questo punto, con le risorse di un fondo di venture capital, di far maturare le tecnologie a tal punto da renderle applicabili e appetibili per l'industria, oppure attraverso l'incorporazione di intellectual property nelle start-up, nei veicoli che generiamo con il coinvolgimento spesso di docenti, studenti, ricercatori di Politecnico di Milano, e che rappresentano dei veicoli di go to market, diciamo così, delle tecnologie che abbiamo in portafoglio importanti sulle aree e tutte le aree di ricerca di Politecnico. Quindi, sotto un ombrello, un concetto di advanced manufacturing, teniamo assieme tutti i vari ambiti di ricerca che vanno dai processi di manifattura al mondo dell'information technology, allo sviluppo di nuovi materiali, gestione efficiente dell'energia e non ultimo elementi di infrastruttura, sia a livello civile che a livello IT, con un meccanismo che quindi porta, attraverso una dotazione così importante, un soggetto di questa natura, con tale capacità professionale, di fare il pick up all'interno del deal flow di Politecnico di Milano, della nostra offerta di tecnologie, brevetti e start-up generate, di quelli che sono i progetti a più alto potenziale, su diverse fasi di investimento, accompagnando la crescita delle imprese che generiamo, da ticket che vanno da 100.000 euro a 500, a oltre 1, 2, 3 milioni di euro. Un elemento secondo noi particolarmente importante in termini di strumento a sostegno dell'innovazione. Io direi, Giovanni, mi fermo qui, lascio la parola Claudia a Claudia Pingue. Facciamo un applauso a Roberto. Lo ringrazio anche perché si è preso meno del suo tempo a disposizione. Claudia Pingue, General Manager del Poliab della Fondazione Politecnico di Milano. Nonostante fossi stato criticato per il numero di slide. No, è stato eccezionalmente veloce, 12 slide in 8 minuti secondo sì, me. Le hai trattate velocemente. Ecco, il documento che abbiamo visto poco fa è stato presentato, diceva nel titolo, come un brevetto può cambiare la vita di una startup. Sì. Ci ripartiamo da lì? Sì, è un po' il tema che ho pensato di portare chiaramente al tavolo con 4 slide, però il senso del mio intervento è proprio quello di condividere qual è l'opportunità che oggi è connessa alla creazione delle start-up a partire proprio dall'IP. IP come punto di partenza per la valorizzazione della ricerca attraverso la leva imprenditoriale. Qual è l'opportunità oggi, ma chiaramente anche quali sono le minacce connesse a startup che arrivano dalla ricerca e quindi quali le piattaforme di supporto che possono effettivamente abbassare il rischio di impresa. Questo è un po' il compito di fatto di Poliab.
PoliHub è l'incubatore di impresa del Politecnico di Milano e abbiamo proprio come missione quella di sviluppare imprese high-tech e le start-up a partire dalla ricerca, dalle idee, dalle invenzioni, dalle tecnologie prodotte dai nostri studenti. Circa 42.000 studenti, quelli del Politecnico, 3.000 tra docenti e ricercatori che studiano lo stato dell'arte e delle tecnologie, quindi una fonte, un asset importante su cui creare percorsi di valorizzazione. Oggi il 60% delle start-up di PoliHub arriva proprio da questo deal flow. Ecco, il secondo elemento su cui PoliHub lavora e il pillar che vedete centralmente rappresentato nella slide rappresenta un primo elemento di apertura, quindi siamo aperti anche ad accelerare e supportare nello sviluppo di business startup high tech provenienti dall'esterno che decidano di unirsi al nostro distretto, di unirsi al modello di PoliHub proprio per fortificare e valorizzare asset tecnologici distintivi e chiaramente far leva sulla nostra community di business. Quindi ad oggi il 40%, la restante parte delle iniziative che gestiamo, sono effettivamente start-up esterne, su un totale di circa 100 iniziative. L'ultimo tema che su PoliHub oggi diventa importante, su cui stiamo investendo, è un po' il tema che il professor Cascini ci ha anticipato, e quindi aiutare le imprese ad attivare dei processi di innovazione aperta, perimetrando quindi all'interno dei laboratori di ricerca e sviluppo non solo componenti interne ma centri di ricerca, università, studenti e perché no start-up. Quindi queste imprese tradizionali addirittura oggi ritengono come valore anche la prossimità fisica con questi centri di ricerca. Nel nostro distretto di Bovisa ospitiamo oltre 17 tra PMI e corporate che addirittura hanno deciso di dislocare i loro gruppi di progetto, addirittura le intere funzioni di R&D per trovare più efficace la collaborazione con i nostri dipartimenti e favorire quello scambio di competenze, no, e attraverso progetti di tesi, assegni di ricerca. Ecco, questo è un po' il nostro mondo. Quali sono i risultati? Anche a ridire un po' qual è la qualità prodotta dalle start-up che portano in seno proprietà intellettuale. Ecco, sulla destra vedete i KPI e quindi le metriche che il portafoglio startup di PoliHub ha generato nel 2018. Quindi su circa 118 aziende complessivamente supportate, vedete che il fatturato accumulato di tutte le iniziative si è attestato a circa 30 milioni di euro, le nostre start-up hanno ricevuto investimenti per oltre 28 milioni di euro e hanno creato solo nel 2018 oltre 660 nuovi posti di lavoro. Che cosa significano questi dati rispetto ai dati medi dell'ecosistema start-up italiano? Dal punto di vista di fatturato, io Giovanni mi sono permessa di fare questo piccolo paragone, però sul registro imprese l'ultimo trimestre che il MISE ha pubblicato parla di un fatturato medio delle start-up italiane in generale che si attesta attorno ai 150.000 euro. Quindi significa che le start-up di PoliHub, no, in media fatturano il doppio. Quindi le start-up che nascono dalla ricerca probabilmente riescono ad avere una sostenibilità, una difendibilità sul mercato addirittura doppia. Dal punto di vista dell'attrattività degli investimenti, oggi in Italia, cioè nel 2018, l'ecosistema italiano delle start-up ha ricevuto circa, Giovanni, 600 milioni di euro di investimenti. Ecco, qui il calcolo, dimmi se è corretto, che ho fatto è stato questo: se da questi 600 milioni eliminiamo, sottraiamo per il momento quella parte di investimenti internazionali che di fatto sono stati operati su start-up italiane già stabili all'estero, sono stati round grow di circa 250.000 euro, il reale investito in Italia sul nostro territorio è stato di circa 350 milioni. Quindi i 28 milioni di PoliHub rappresentano circa, diciamo così, il 10% del complessivo investito in Italia, che è un numero che ridice dell'attrattività, no, e della capacità delle start-up che arrivano dalla ricerca di attrarre capitali. Quindi, detto ciò, questa è l'analisi quantitativa dalla nostra prospettiva. La nostra esperienza ci dice chiaramente che dietro questi numeri ci sono evidentemente delle opportunità, ma anche delle minacce.
Adesso ho sintetizzato, la slide dietro rappresenta un po' delle nostre case history e dopo lasceremo la parola alle nostre start-up che più di noi sapranno raccontare quali sono i percorsi strutturali di valorizzazione. Ma sinteticamente le opportunità che vediamo nascere all'interno di queste imprese sono principalmente tre, e che sono i loro differenziali competitivi rispetto alle start-up nazionali e internazionali. Primo, nascono sulla base della valorizzazione di un asset fondamentale, che è il capitale umano, che è contenuto all'interno delle università, dei centri di ricerca. Giovanni l'ha anticipato nell'apertura dell'evento, l'Italia dal punto di vista di ricerca è tra le più importanti nazioni a livello mondiale, dal punto di vista dei docenti, la nostra qualità dei docenti all'interno dell'Europa è tra le prime, forse dopo la Germania. L'Europa finanzia i docenti che hanno una capacità di produzione di innovazioni trasferibili sul mercato attraverso l'IRC POC, no? E gli italiani sono i docenti più finanziati, a ridire la qualità della nostra ricerca e della nostra e del nostro capitale umano. Sono fattori fondamentali negli ecosistemi più maturi, e parlo di Silicon Valley, parlo di ormai ecosistemi che viaggiano a cifre diverse. Le start-up che arrivano dalla ricerca sono il 50% delle start-up complessive. In Italia invece siamo sotto l'8%, quindi non stiamo sfruttando un bacino di competenze che in realtà è un asset differenziale. Secondo punto importante, che è l'altra opportunità del fare impresa a partire dalla ricerca, tipicamente tutte queste invenzioni sono invenzioni che traguardano un mercato business to business. No. E tipicamente sono invenzioni che vanno a innovare il sistema industriale, sono invenzioni che quindi si rivolgono anche qui a un asset che l'Italia può vantare, no? Dal punto di vista del sistema complessivo delle nostre PMI, penso al sistema industriale che è stato creato tra gli anni 50 e 60, e quindi in questo senso le start-up diventano un veicolo fondamentale per il rinnovamento del sistema imprenditoriale preesistente, oltre chiaramente ad avere quella capacità di attrarre mercato, no? Un mercato vicino. Terzo punto è la capacità di queste start-up di attrarre capitali. I fondi di venture capital sono nati su una spinta prevalentemente digital negli anni 2000 e con una cultura digitale. Oggi invece c'è effettivamente un'inversione di tendenza. Oggi i fondi recentemente nati hanno la priorità di investimento su startup high tech che hanno degli asset difendibili a livello internazionale, no? Quindi l'IP è la capacità di proporre una proposizione di valore che riesce a essere difendibile sin da subito sul terreno globale, che sono elementi che interessano i venture capital, che chiaramente sono l'altro mercato di riferimento delle start-up. Ecco, questi principali opportunità. Quali le minacce e i punti di attenzione per chiunque oggi inventore decida di attivare questo percorso? Ma innanzitutto è un po' connesso al percorso di trasferimento tecnologico. Il primo limite è che sono start-up che nascono, come dire, con un approccio tech-driven, non market-driven. Quindi, come dire, sono invenzioni che nascono attraverso studi di ricerca e probabilmente quindi hanno bisogno più delle altre di validare il reale bisogno di mercato. Molto spesso questo non c'è. Quindi l'attenzione è verificare realmente se l'innovazione tecnologica, l'invenzione tecnologica può essere trasformata in reale innovazione sul mercato. Secondo tema è il tema proprio della capacità imprenditoriale connessa alle invenzioni. Molto spesso l'inventore non ha l'interesse di valorizzare attraverso la leva imprenditoriale perché ha una cultura più legata alla competenza e alla ricerca scientifica, e allora diventa importante, qualora quell'invenzione abbia realmente un mercato, saper individuare una competenza imprenditoriale da innestare nel team. È un elemento molto delicato, ma in realtà fondamentale per portare l'iniziativa sul mercato. Terzo punto è il tema sempre dei capitali. Le start-up e i tech, le start-up che nascono dall'IP, sono, così come le definiamo, molto capital intensive sin dalle prime fasi, perché trasformare un IP
in un primo dimostratore, quindi creare semplicemente un primo POC che aiuti a dimostrare il mercato, richiede molti capitali. Ad esempio, guardate gli esempi, adesso c'è Phononic Vibes, abbiamo i ragazzi di Goliath Springa che vedete in alto a destra, due ingegneri meccanici, dei designer industriali che per realizzare una macchina a controllo numerico, erano tre brevetti, hanno avuto bisogno di 200.000 euro. Quindi tu devi avere la capacità di convincere un investitore con un pezzo di carta che dice che probabilmente quelle capacità potrebbero essere dimostrate, ma il dimostratore, solo per crearlo nella sua primissima versione, costa 200.000 euro. E quindi è un tema proprio di capacità di accesso a capitali sin dalle fasi pre-seed. Come abbiamo deciso di indirizzare allora queste tipicità? Roberto l'ha citata, è la piattaforma di trasferimento tecnologico, di scouting e potenziamento imprenditoriale che il Politecnico di Milano ormai da 10 anni, in particolare negli ultimi 2, ha consolidato. E qui vedete un po' rappresentato tutto il percorso, in realtà, che parte, come vedete, dalla ricerca e lo sviluppo, ma poi ha implementato quegli ultimi 3 tasselli che un po' rappresentano, a nostro avviso, l'ultimo miglio verso la valorizzazione sul mercato, di cui l'IP è il punto di partenza del percorso. La capacità quindi di capire come valorizzare è solo il punto di partenza da cui poi si percorre il programma complessivo. 3 elementi importanti e chiudo. Gli elementi distintivi di questa piattaforma, la cui nuova edizione tra l'altro verrà rilanciata ad aprile, quindi quanti di voi fossero interessati a capire l'opportunità possono rivolgersi a noi per avere più informazioni. Gli elementi distintivi che abbiamo creato sono, assieme a Roberto e al TTO, chiaramente un competence center focalizzato sulla brevettazione e sulla capacità di accelerazione tecnologica dello sviluppo delle tecnologie, con anche grant, no, dedicati, in modo tale sin da subito da poter mostrare al mercato un dimostratore in grado di rilevare le metriche concrete. Secondo elemento, lavorano con noi più di 50 mentor che sono manager, che sono business angels, che conoscono il mercato, arrivano dal mercato e lavorano sin da subito con noi nelle prime fasi, proprio per complementare quel bisogno fondamentale che è dimensionare, no, il cliente finale su cui l'invenzione andrà ad agire. Terzo elemento, è una novità di quest'anno, abbiamo previsto una nuova figura che accompagnerà l'accelerazione delle nostre idee, è l'entrepreneur in residence, e quindi sono figure che hanno già fatto impresa innovativa con successo, quindi che hanno portato le loro start-up in exit e lavoreranno con noi proprio per riempire, no, di maggiore imprenditorialità e di ambizione i nostri progetti. Grazie Claudia Pingue. Allora, ne abbiamo parlato, le abbiamo ripetutamente evocate, adesso è il momento delle start-up. Qualcuna l'abbiamo già vista nelle schede, appunto, che ci ha mostrato Claudia Pingue. Io chiamerei subito, non so se chiamarli insieme, Phononic Vibes, Luca D'Alessandro, dove sei? Eccolo qua. E poi avremo anche Green Valve, Stefano Malavasi è pronto, eccolo lì, eccolo. Bene, ecco, sì, non l'avevo visto, pensavo che venivi lì. No, puoi stare perfettamente al... C'è il mio nome. Raccontaci intanto che cos'è Phononic Vibes e che cosa fa. Poi dopo andiamo al punto dell'IP. Phononic Vibes, innanzitutto buongiorno a tutti. Phononic Vibes è una spin-off del Politecnico, nata a luglio 2018, quindi siamo super giovani, nata proprio in occasione dello switch to product, a seguito di appunto un dottorato di ricerca e diverse tesi di laurea magistrale, quindi è un team prettamente tecnico che adesso sta cercando di differenziarsi. Diciamo, siamo stati anche la prima realtà a discutere, dialogare e poi far entrare nel comparto azionario il fondo di investimento Poly360 con un investimento simile.
SID. Cosa facciamo? Sviluppiamo e commercializziamo metamateriali, quindi abbiamo sostanzialmente inventato e brevettato una nuova tipologia di materiale per isolamento acustico e di vibrazioni. La parte chiave della tecnologia è che non facciamo riferimento alla materia prima, quindi se uno pensa al fonoassorbimento pensa alla classica spugna, ma noi diamo geometrie e forme a qualsiasi materiale per ottenere delle performance superiori sostanzialmente. Quindi qualsiasi materiale può diventare fonoassorbente, esatto, grazie a questa tecnologia inserita nel materiale stesso? Esatto, che non dipende dalla chimica ma dipende proprio dalla sua forma e quindi dalla sua geometria. Chiaramente si tratta di una distribuzione particolarmente studiata e strutturata. In questo momento siamo attivi con collaborazioni con grandi gruppi industriali su quattro settori fondamentali: quello degli elettrodomestici, cappe da cucina e lavastoviglie e lavatrici, sul mercato building, quindi fono isolamento tra abitazioni, sul mercato infrastrutture per quanto riguarda vibrazioni con treni. Abbiamo una commessa da Ferrovie Nord che è stata anche la prima a scommettere su di noi, e poi concludo dicendo l'ultima è l'automotive. L'automotive. Attivi significa che avete già delle commesse o dei POC? Sono POC. Dipende molto dagli stadi. Noi siamo nati con il campo infrastrutture, quindi lì abbiamo già delle commesse. Sulle altre abbiamo delle proof of concept. Quindi quello con Ferrovie Nord sarà un proof of concept? Ferrovie Nord è proprio una commessa, che comunque funziona la proof of concept, chiaramente. Sì, le altre sono proprio invece studio di fattibilità oppure prototipi per validare su un ambiente rilevante che è la cappa, se funziona o non funziona. Ecco. Quanto è stato per voi naturale l'avvicinamento alla protezione dell'invenzione? È stato abbastanza una cosa, direi, inizialmente fortuita, perché da ricercatore noi dobbiamo pubblicare, ok? E quindi pubblicare vuol dire non proteggere la propria idea. Tutto il mondo accademico è così: il professore dice di pubblicare, lo studente vuole pubblicare, eccetera, perché la pubblicazione è quello che uno ha fatto durante il dottorato. Poi grazie al proprio Technology Transfer Office e in realtà grazie a Switch to Product, quindi grazie all'interesse che avevo avuto di Switch to Product, sono andato al Technology Transfer Office e mi hanno spiegato che prima si brevetta e poi si pubblica. E quindi da lì è cambiato un po' l'approccio, ecco. Quindi cambia proprio completamente l'obiettivo? Sì, perché basta depositare una domanda di brevetto e poi depositare l'articolo, ecco. Si può fare ugualmente. Quanto adesso invece diventa importante la parte, diceva anche Claudia Pingue, a volte serve un innesto manageriale. Voi eravate pronti ad essere imprenditori o come adesso la state come state affrontando questo nuovo ruolo? Sì, che è una sfida tutti i giorni. Allora, non eravamo pronti, sicuramente l'ingrediente fondamentale è stato il mentor. Questo è proprio, diremo sempre, in questo caso Andrea Boeri, un ex manager di McKinsey, ex direttore generale CEO di aziende, quindi una persona che ha 35 anni di esperienza lavorativa in business. Lui che ci ha accompagnato durante lo Switch to Product nelle diverse fasi, dal farci disinnamorare sostanzialmente della tecnologia ad essere un po' più pratici sull'aspetto. Tanto è vero che è entrato nel team. Entrato nel team come presidente, anche perché avere del SRL, anche perché avere nelle tavoli di riunione il presidente che abbia, perdonatemi la battuta, ma il capello bianco, è fondamentale anche questo. Adesso noi ragazzi dobbiamo crescere un attimo, anche perché le relazioni con il cliente sono su base giornaliera e quindi relazioniamo o con gli ingegneri o con i dirigenti delle diverse società dove andiamo, che sono comunque corporate, e quindi siamo noi che stiamo cercando di cambiare gergo, modo di porci da ricercatori più verso imprenditori e anche vendita di noi stessi sostanzialmente. Bene, quanti siete adesso nel team a lavorare al progetto? I fondatori siamo 3, adesso siamo 9. Quindi, e avete già avuto una crescita? Sì, grazie al fondo, appunto, che al fondo e alcune commesse che sono entrate fine 2018, abbiamo potuto assumere, abbiamo adesso oltre noi 3 fondatori, altri 3 assunti e 3 stagisti sostanzialmente. Quanti anni hai adesso? 28. Difficoltà. Stefano Malavasi, non faccio la stessa domanda.
No, ma la, diciamo, penso che l'esempio che è stato buongiorno a tutti per adesso, io ho un paio o due o tre slide tanto per far vedere. Che cos'è Green Valve? Allora, Green Valve è sostanzialmente una valvola di regolazione che è in grado di recuperare parte dell'energia che dobbiamo dissipare per regolare il flusso. Ok? Penso di essere stato chiamato qua perché la storia di Greenwald è partita un po' di anni fa. Adesso vi faccio vedere semplicemente cos'è. Semplicemente una valvola di regolazione, per chi non sa cos'è, è il rubinetto di casa, sostanzialmente quella è una valvola di regolazione. L'unica cosa è che il rubinetto è quasi sempre chiuso, quindi non possiamo mettere una Greenwald sul rubinetto di casa. Però il concetto lo possiamo paragonare al KERS delle macchine di Formula 1, cioè un'evoluzione di processo. Prima, se io dovevo andare in macchina per frenare, dissipavo solamente energia. Adesso, prima in Formula 1, ma adesso ormai nel mondo comune, diciamo tutti i giorni, io freno, recupero energia che poi userò, in quel caso per avere altra energia per andare avanti. Nel caso della Green Valve, io dovevo prima dissipare energia per regolare il flusso, adesso io posso regolare il flusso, recuperare parte di quell'energia per fare qualcosa. Ok? In questo caso, questo qualcosa è rendere il sistema, tutta la valvola di regolazione, stand alone, quindi riuscire a avere energia per attuare la valvola e per fare tante altre cose che sono, cioè, connesse all'utilizzo delle valvole stesse. Per andare avanti così, sì, l'idea è molto semplice, perché infatti ci ho messo un po' di tempo per brevettarla. Diciamo, pensate che quando sono partito io non c'era il TTO come è adesso, con lo switch to product, con tutte queste, quindi devo dire siamo anche un po', diciamo, cresciuti un po' insieme, questo è stato un allenamento, partendo anche dal fatto che io non ho mai voluto mettere su un'impresa, non ho voluto mai fare una startup, ma ho voluto appoggiarmi al Politecnico, perché c'era questo ufficio che prima non era così strutturato, però su cui sono andato a chiedere, e insieme abbiamo iniziato questa avventura, io cosciente di voler brevettare con il Politecnico. La tua formazione, perché tu invece cosa facevi? Perché io sono un professore di università, sono un docente del DICA, okay, e in particolare mi occupo di idraulica e fluidodinamica, da qua il progetto. Okay, quindi di fatto studiavo le valvole e di fatto mi è venuta questa idea. Tenete presente che poi il concetto è molto semplice, perché al di là dell'idea semplice anche la realizzazione è semplice, perché di fatto si tratta di prendere una valvola, inserire dentro una turbina, e qua un pochino è l'innovazione, e poi mettere delle altre, diciamo, aggeggi intorno, che sono un generatore, un attuatore, un controllo elettronico, che sono tutte cose già disponibili sul mercato. Okay? Nonostante questo non è stato facile, okay? Non è stato per niente facile, un po' perché almeno io non avevo esperienza, forse il Politecnico anche non ne aveva anche in questi casi, e quindi nonostante l'idea sia semplice non è stato facile perché sostanzialmente occupava anche un campo dove l'innovazione non è così semplice, perché io, vabbè, come ingegnere idraulico e di fluidodinamica mi sono rivolto subito agli ambiti che erano a me più vicini, okay? Però sono ambiti dove usano le valvole di regolazione, sono degli oggetti molto vecchi, la prima valvola di regolazione risale all'antica Roma, okay? O forse anche prima, dicono, ok? E però l'innovazione lì è difficile da portare, okay? E quindi qua vi ho fatto vedere sempre con l'aiuto del TTO un po' come si è evoluta l'idea, da dei primi disegni con cui mi ricordo sono andato da Massimo Barbieri, che è del TTO, e mi ha detto vediamo se hanno fatto già qualcosa, eccetera eccetera. Pian piano siamo passati, e questo era prima del 2012, quando poi abbiamo deciso di fare la prima richiesta di brevetto, e poi siamo arrivati a sviluppare il brevetto, diciamo la parte fisica in laboratorio, e lì non si parlava di, è stato fatto tutto su fondi di ricerca che provenivano da altre parti, ok? E fino ad arrivare poi a presentare e evolvere la parte sia diciamo di ricerca, e sia un po' con l'aiuto del TTO
di iniziare a connettersi con le varie imprese fino ad arrivare a una prima, un primo licensing che è solo per la Svizzera. Attualmente abbiamo già realizzato i primi prototipi diciamo che possono essere installati e che installeremo, speriamo, il mese prossimo in acquedotto, okay, e dobbiamo chiudere proprio con il licensing la valorizzazione del brevetto. Le applicazioni adesso, sono adesso Green Valve è una startup che ha un suo team, non è una startup, cioè nel senso l'idea è quella di licenziare il brevetto come Politecnico. Okay. Dietro ci sta un lavoro di un team che è il mio gruppo di ricerca eccetera, ma che noi vorremmo continuare ad appoggiare l'impresa dal punto di vista della ricerca, ma avere un'impresa che porti avanti questo oggetto. Perché diciamo fare una valvola di regolazione, entrare in un mercato così ampio ma anche così già consolidato, non è un è molto consolidato come mercato, ci vogliono delle spalle abbastanza grosse. Speriamo di averle trovate dentro nelle aziende con cui stiamo collaborando. Mi sembrano due degli esempi, anche perché sono l'ultima cosa, vi prego. Faccio vedere l'ultima slide. Qua sono un po' tutte le collaborazioni che in questo ambito abbiamo cercato di attivare, sia con altre università, ovviamente dopo aver brevettato eccetera, ma dopo sia con altre università sia con varie aziende, ma noi siamo ancora il centro, okay, e dobbiamo connetterci alle altre università, ai potenziali diciamo licenziatari, okay, ma anche ai vari progetti per riuscire a recuperare fondi e soprattutto agli end user che ci danno che devono spingere il progetto, perché senza tutta questa nuvola di attori che faticosamente stiamo cercando di tenere insieme, il progetto si sarebbe arenato, insomma. E quanto è facile fare questo tipo di lavoro? Non è facile, che manageriale compatibilmente non con l'attività accademica. Non è facile, perché e come si chiama, i miei ragazzi mi criticano un po' perché non ci sono mai ultimamente, nonostante il fatto che non abbia pensato di fare una startup, fare una nuova impresa eccetera, ma nonostante questo è difficile continuare a fare ricerca, continuare a fare il professore eccetera, cercare di mantenere tutte. Ma perché pure all'interno del perimetro accademico però va sviluppato un tipo di attività che non è quello tipico dell'accademia, dell'università. Sì, no? Diciamo che se vogliamo, io l'ho fatto con lo spirito, che era un po' quello che ha detto anche il professor Cascini prima, che tutto questo, diciamo, questi collegamenti hanno molto aiutato, e io la Greenval l'ho vista anche un po' come un mezzo per conoscere aziende, collaborare, attivare anche e poi attivare tutto quel mondo, quell'ambiente che poi ti serve anche per far ricerca in altri campi o svilupparla, insomma. Beh, mi sembrano, dicevo, due begli esempi, perché intanto vengono dai due mondi paralleli dell'università. Purtroppo io sono un po' più vecchio di lui. Cioè, lo studente e il docente, ma poi anche perché hanno preso forme diverse, nel senso sì. Che spin-off, di fatto nasce una nuova impresa, partorita diciamo dalla ricerca accademica, dall'altra parte invece c'è un'attività accademica che prende altre forme, che non sono solo quelle della ricerca o della tradizionale scambio con le imprese che vedevamo poco fa appunto con il professor Cascini, ma addirittura è l'università che propone all'azienda dei prodotti, e quindi è un po' diverso rispetto a proporre ricerca o nuove competenze, nuove intelligenze. Tu che sei stato studente fino a poco tempo fa, o sei ancora, non so se sei ancora anche ricercatore, immagino, no. Hai smesso di fare ricercatore. Perché ricercatore? Hai detto perché ricercatore ha l'ansia di pubblicare, non quella di. Ma è soltanto questo o c'è proprio un diverso approccio mentale? Cioè quello è un diverso obiettivo. Sì. Benissimo. Ma basta cambiare l'obiettivo perché si possa valorizzare in maniera diversa il risultato della ricerca? Diciamo che poi anche nella mia esperienza personale. Diciamo, l'obiettivo è importante, perché chiaramente se una persona è focalizzata su un obiettivo e non ha chiaro quali sono le altre possibilità è un conto, però anche molto l'ambiente, l'ecosistema è importante.
Cioè adesso credo che chi fa il dottorato adesso sappia della, qui per esempio al Politecnico, sappia la Switch to Product, sappia del fondo e dice ma invece di andare a fare un postdoc, non so, all'ETH di Zurigo o alla Columbia, magari sto qui e provo a fare la mia impresa perché dei capitali ci sono. E io credo che ho tanti amici e tanti colleghi che fanno il dottorato adesso che avrebbero molta voglia di farlo, ma si sono sempre trovati delle scuse, diciamo, ma in Italia è difficile, però diciamo adesso c'è una concreta possibilità, poi diciamo bisogna comunque correre, però quindi anche questo è l'altro aspetto importante. Claudio, Roberto, quindi le fatiche vengono ricompensate che state facendo da anni? Questa è la nostra sfida, nel senso su questo stiamo lavorando ormai da anni assieme a Claudia e devo dire che far leva su asset di competenze, di creatività, di gruppi di ricerca come quelli di Politecnico è veramente l'elemento cruciale. Lo dicevamo prima, sia in termini di capacità di fare ricerca ma anche di sapersi relazionare, che è l'altro elemento fondamentale nello schema di collaborazione con l'industria. Oltre a questo, se riusciamo a contaminare, diciamo così, i processi più accademici con visioni e expertise dal mondo dell'impresa e dell'imprenditorialità, allora il gioco diventa divertente. Claudio, volevi dire qualcosa? Sì, no, aggiungo in effetti perché il tema, torno sul tema effettivamente della leadership che è fondamentale immettere nei progetti per trasformarli da prodotti tecnologici e impresa. Luca presenta oggi veramente un caso che per noi è considerato best practice, perché in effetti è un inventore che ha un'età anche giusta per fare impresa, perché purtroppo c'è anche questo tema, no? Ha l'età giusta, ha come dire, la giusta mentalità, quindi non è una persona che in questo momento come dire, è strutturata, è un assegnista di ricerca che ha fatto un percorso internazionale che quindi l'ha portato effettivamente a osservare a 360 gradi l'ambito tecnologico su cui oggi sta provando a innestare una sfida imprenditoriale. Quindi questi elementi a nostro avviso sono effettivamente determinanti per sviluppare poi impresa. Ecco, io volevo soltanto, prima di non cambiare argomento ma di cambiare set, ricordare che poco fa Claudia Pingue ci ha fatto vedere altre start-up. Springa, che produce Goliath, è il risultato di una tesi di laurea che ha avuto 200.000 euro, come ricordava, ma ne ha raccolto un altro milione su Kickstarter negli Stati Uniti. Stanno ancora lavorando, sono passati diversi anni. Il professor Malavasi ci diceva che hanno cominciato questa storia dal 2012 o anche prima, comunque il primo brevetto era il 2012. Perché sto ricordando questi dettagli? Perché noi siamo passati, o dobbiamo passare, da una visione che prevedeva uno sviluppo rapidissimo della startup, per definizione, che ci ha abituato il mondo digitale, un anno e via, a imprese che invece, proprio per la loro natura, hanno bisogno, non solo, come ricordava Claudio Pingue o non ricordo chi altro, ha bisogno di più capitali, perché stiamo parlando di cose un pochino più, come dire, concrete, non soltanto di un software e non soltanto di qualcosa il cui risultato è un confronto immediato col mercato. E soprattutto hanno bisogno di tempi, perché la sperimentazione richiede più tempo che non fare un nuovo sito, un nuovo software, stiamo sostanzialmente un nuovo servizio, stiamo parlando di prodotti. E lo dico perché conosco la storia di Springa e ho visto che questi ragazzi hanno avuto un momento in cui sembrava che il loro robottino, che è una fresa, poi se lo ricordo male, dovesse essere lì, stanno ancora sudando per portarlo sul mercato, nonostante abbiano avuto una risposta immediata negli Stati Uniti, perché è un mondo dove i makers sono molto più diffusi che non in Italia. Quindi teniamo conto anche di questo, cioè la ricerca ha bisogno di tempo, ma anche le imprese o i progetti che nascono dalla ricerca hanno bisogno di tempo.
Sì, è corretto. Diciamo che la sfida, aggiungo Giovanni, secondo noi, è quella di inserire in queste piattaforme quegli elementi che consentano di abbreviare il più possibile il tempo, che diventa un fattore competitivo. Quindi sono capital intensive. Goliath ha impiegato 2 anni a trovare un business angels disperato che alla fine ha creduto in questo foglio di carta e gli ha dato 170.000 euro, ma noi abbiamo aspettato 2 anni. Invece, avendo un fondo che ha l'obiettivo di finanziare, accorciamo. L'imprenditorialità, su cui ribatto molto, se già sin da subito nel progetto c'è una persona full committed che si gioca la sua partita imprenditoriale nello sviluppo di quel prodotto, è chiaro che la velocità aumenta. Quindi dobbiamo trovare tutti quegli elementi che abbassino i tempi per giocare effettivamente in modo paritario la sfida globale. Bene. Grazie e buona fortuna, posso dire, alle nostre start-up, alla start-up e al progetto. Abbiamo detto nel corso di questa mattinata diverse volte che c'è necessità di diffondere la cultura della proprietà intellettuale, della sua protezione, dei brevetti, e non solo la competenza tecnica, perché poi per quella ci sono gli esperti, però bisogna sapere che ci sono gli esperti, bisogna sapere perché si va da un esperto, bisogna aver voglia di andare da un esperto. E all'inizio anche l'ingegnere Silipigni ricordava i moltiplicatori di progetto, se non ricordo male li ha definiti così, dove, eccolo qua, no? Può fare lì, allora. I moltiplicatori di progetto che adesso invito un po' a partecipare a questo nostro confronto. Vedo che c'è allora Paola Callegari, che è della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Emanuele Montelione di Nexta, che è il consorzio camerale per il credito e la finanza, e Guido Moradei, che è il presidente dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. Dov'è Moradei? Che non lo... Eccolo qua, scusi. Ecco, appunto. Posso consigliare di venire? Grazie, sì. Anche allora, dottoressa Callegari? Sì. Magari viene qui così. Ecco, allora dicevamo che cosa si sta facendo, che cosa si può fare, che cosa si sta facendo per sostenere e sviluppare la cultura del brevetto della proprietà intellettuale. Prego, io direi che può stare anche seduta. Posso stare seduta? Certo. Grazie. Magari cominciamo da lei, dottoressa Callegari, e su quello che sta facendo la Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza. Allora mi presento, sono Paola Callegari, sono responsabile degli sportelli polifunzionali della sede di Monza della Camera di Commercio di Monza e Brianza, Lodi. Anche la Camera di Commercio, come già si è sentito da più parti, avverte come molto importante, come obiettivo per incentivare la competitività delle imprese, di cercare di avvicinare il mondo delle imprese alle università e alla ricerca applicata del mondo scientifico. La brevettazione a livello universitario non è molto conosciuta dalle imprese, quindi i brevetti rimangono spesso chiusi nei laboratori e comunque trovano poca applicazione, diciamo, a livello industriale. È per questo motivo che il Ministro dell'Istruzione e il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca hanno pensato a un modo per far uscire questi brevetti dai laboratori. E questo modo è stato pensato in un evento che è un progetto appunto del MIUR, che si realizzerà a maggio, dal 6 all'8 maggio, presso il Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, in occasione dell'anno dedicato a Leonardo da Vinci, di cui la Camera sarà promotrice, è stato chiesto anche il nostro patrocinio. In questa sede verranno presentati 120-150 brevetti scelti tra i più innovativi e i più interessanti. Saranno divisi per macro categorie, quindi dall'intelligenza artificiale all'agroalimentare, dalla salute all'ambiente, dai beni culturali alle energie rinnovabili.
Saranno previsti anche degli incontri B2B, perché sarà creata appunto una piattaforma che si chiama InnovaGorà, e in questa piattaforma verranno caricati i progetti che verranno selezionati per essere presentati. Gli imprenditori avranno la possibilità di verificarli, vedere quelli che sono di loro interesse e chiedere appunto un incontro B2B per diciamo cercare di sfruttare queste invenzioni. Saranno invitate a partecipare tutte le università, tutti i centri di ricerca e naturalmente anche le associazioni di categoria, perché appunto si crea un legame sempre più stretto tra il mondo imprenditoriale e la ricerca. Sarà come una fiera del brevetto, appunto, in cui domanda e offerta si incontrano e in cui gli imprenditori possono chiedere aiuto alla ricerca e scoprire chiaramente il ruolo fondamentale e strategico dell'avvicinamento alla ricerca applicata anche come motore di sviluppo del paese. Ma sarà online InnovaGorà? È già online? Non è ancora online perché è in fase di, diciamo, di ultimazione nella progettazione. Quando contate che possa essere online? A breve, non sappiamo i tempi. Non c'è una data? No, non c'è una data purtroppo. Vorrei parlarvi poi, spendere due parole. Se siete d'accordo io farei un secondo giro. Ah, ok. Abbiamo già preso nota di questo appuntamento dal 6 all'8 maggio a Milano, magari sulle altre iniziative che fa la Camera, magari ci riserviamo di fare un secondo giro. Grazie. Così grazie a lei. No, stia pure qui, dottoressa. Emanuele Monteglione, in Nexta, Consorzio Camerale per il Credito. Finanze, sì. Allora, che cosa stiamo facendo? Benissimo, in Nexta cultura? Esattamente, un ente nell'ambito del camerale che supporta le imprese e in generale il mondo delle camere di commercio per quello che è il credito. E in questo ambito Innext è già la nona edizione di un progetto che si chiama Marchi e Disegni Comunitari, in quanto è stato scelto come partner dall'EUIPO, che è l'Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale, che ha la competenza prevalente sui marchi dell'Unione Europea e sui design comunitari, e dall'UIBM, cioè dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. È stato prescelto nell'ambito di un programma che si chiama Programma di Convergenza. E il fine è quello di fare diverse attività per la divulgazione di una cultura di tutela del marchio e del design a livello italiano. Quindi rimanderei magari dopo la spiegazione del progetto Marchi e Disegni nel dettaglio, lasciando la parola all'ingegnere. Anche perché appunto bisogna creare i brevetti, fare i brevetti, ma poi anche saperli tutelare e saperli comunicare, mi sembra che tutti ce l'hanno spiegato il professore, il dottor D'Alessandro, e poi bisogna anche comprendere il fatto che la nozione di marchio e la nozione di design a livello giuridico sono profondamente mutate negli ultimi anni. Per fare un esempio, quando ho iniziato a fare questo lavoro, io ho 50 anni quest'anno, era bizzarro il marchio tridimensionale, si diceva la forma del Toblerone, si diceva. Oggi ci sono controversie per l'uso di gesti, un gesto, perché un coreografo per esempio dice quel gesto appare su un videogioco, Fortnite per esempio è uno di questi casi, e quel gesto è un marchio che oggi, andando all'Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale, tu puoi registrare. Se andiamo a vedere oggi gli altri tipi di marchi, notiamo delle nozioni che sono del tutto diverse. E da poco il governo, ormai è prossima l'approvazione dell'introduzione di questi nuovi marchi multimediali, marchi gestuali, marchi di colore, la textar dei prodotti, e per non parlare poi di quello che è la nozione di design. Noi qui siamo nella capitale forse mondiale del design, ma non è il design ormai solo delle 3A, arredamento, automotive, alimentare, il design oggi è anche il solo presentare le informazioni. Quindi non è soltanto la scarsa sensibilità tradizionale nei confronti del brevetto, ma c'è anche un tema di nuove forme, di stare in linea con questa, i nuovi contenuti che possono essere protetti. Anche dal punto di vista giuridico, perché normalmente il diritto arrivava sempre dopo, no? Qui è un campo in cui la nozione giuridica di marchio e di design
almeno lato Italia è diversa rispetto a quella che noi abbiamo tradizionalmente percepito nel nostro ordinamento giuridico. Grazie. Presidente Moradei, l'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, magari ci ricorda velocemente che cos'è e poi vediamo invece che cosa fa per la diffusione della cultura brevettuale. Lei ha qualche slide, vedo. Sì, ho un paio di slide. Ma va anche bene. Ecco che mi servono per chiarire un po' di che cosa ci occupiamo noi. Come si vede da questa slide, secondo dati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, però mi scappa, eccolo, sono stati depositati nel 2017 oltre 3 milioni di domande di brevetto. Comunque sia, quasi metà di queste sono depositate in Cina e per lo più si tratta di depositi di residenti. Ecco, quindi c'è un enorme patrimonio di informazione che, come si vede, è sfuggente. Quindi io mi chiedo quanti ad avviare una nuova attività o un nuovo progetto facciano degli studi sui brevetti che già esistono sulla materia, piuttosto che non rivolgersi alla documentazione classica, riviste, manuali, frequentare fiere, ovviamente tutti gli studi di settore, eccetera. Non basta andare su internet. Allora, quando ho cominciato io, purtroppo, direi che la cosa era riservata a pochi eletti, no? A pochi studiosi della materia che dovevano accedere sempre a banche dati, ma con linguaggi particolari, eccetera. Ovviamente con internet e con la messa a disposizione, soprattutto da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo, della loro enorme collezione internazionale, quindi non solo brevetti europei, ma ormai praticamente i brevetti di tutto il mondo sono disponibili online, quindi si possono esaminare, si possono conoscere e quindi evitare di sprecare risorse in progetti che sono stati già svolti da altri. Ecco, più di 3 milioni significa oltre 6 brevetti depositati ogni minuto, oltre un brevetto depositato ogni 10 secondi nel mondo. Ecco. E quindi questa ricchezza è ambigua, perché da un lato appunto è un enorme patrimonio a disposizione di tutti, perché i brevetti pubblicati sono a disposizione di tutti, dall'altro ci fa capire che per fare una ricerca mirata che abbia un certo valore non è così semplice, perché è estremamente dispersiva, c'è molto rumore, eccetera. Da qui l'esigenza per noi di trovarsi, prima alcune decine, poi oltre un centinaio, di professionisti del settore in un'associazione che, ecco qui, si vede qualcosa di più, abbiamo chiamato Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. In basso a sinistra c'è il nostro logo dei 15 anni che abbiamo compiuto 3 giorni fa e siamo associati ad altri gruppi come il nostro in Europa, perché la nostra è per stessa natura un'attività internazionale. A noi non interessa la documentazione di un unico paese e l'attività che facciamo noi è identica a quella che fanno i giapponesi, i cinesi, i tedeschi, gli americani, quindi abbiamo un grande interscambio e siamo appunto associati in una confederazione europea con la quale abbiamo dato vita anche al QPIP, cioè al Qualified Patent Information Professionals, una sorta di certificazione. Quindi con un esame si potrà acquisire questo titolo, che non è necessario per esercitare la professione, ma che dà, diciamo, la possibilità a chi l'ha ottenuto di poter dimostrare che almeno le basi della ricerca ce le ha, e questo comporta la possibilità per aziende o studi professionali di assumerlo, insomma di valutarlo, perché allo stato attuale siamo tutti self-made men e quindi abbiamo anche difficoltà a dire ai nostri figli che mestiere facciamo, tutto sommato. Ecco. Grazie. Io poco fa l'ho interrotta perché lei stava
continuando a raccontare altre iniziative della Camera oltre a InnovaGora di maggio. Sì, spenderei due parole per ricordare quanto sia importante anche la tutela del marchio per le imprese, per la competitività delle imprese. È spesso sottovalutato, ma in realtà è di grande importanza e non solo per le imprese emergenti. Per questo motivo la Direzione Generale della Lotta alla Contraffazione, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Unioncamere hanno cercato di fare, diciamo, agevolazione per le imprese proprio nell'ordine di idee di stimolare la competitività e l'innovatività delle stesse. E queste agevolazioni sono previste per l'estensione del marchio a livello europeo, quindi sulla piattaforma delle WIPO, e agevolazioni per l'estensione a livello mondiale, quindi sulla piattaforma dell'OMPI. Il bando si chiama Marchi più 3 ed è stato rifinanziato a dicembre 2018 proprio vista il grandissimo successo che ha ottenuto nell'edizione scorsa. È a esaurimento risorse e può essere ottenuto un rimborso spese dell'80% sull'estensione appunto del marchio europeo e del marchio a livello internazionale. Potrete trovare informazioni sul nostro sito www.milomb.cancom.it alla voce appunto agevolazioni e bandi della proprietà intellettuale, nella sezione della proprietà intellettuale, e in ogni caso potete direttamente accedere a www.marchi3.it compilando l'apposito form. Vi ringrazio. Grazie, quindi c'è stata una risposta, lei diceva è successo, quindi vuol dire che c'è stata una risposta da parte delle aziende. Sì, assolutamente. Quindi finora la resistenza è solo perché costa o perché non ci si pensa? Sarà un po' e un po'. Secondo la sua esperienza, Presidente Moradei? Montelione. Sì, ma da sé che sono iniziative importanti per sopperire a difficoltà iniziali, però poi dal punto di vista strutturale va pensato comunque che l'investimento sulla tutela del marchio e del design devono diventare strutturale, appunto, cioè far parte di un costo che l'impresa si pone. Marchi e disegni. Vi volevo fare vedere così la schermata iniziale del sito web, perché immagino alcuni potranno trovare qui del materiale anche potenzialmente interessante per acquisire informazioni di base e in alcuni casi anche avanzate. Vedete che appunto è accessibile all'indirizzo marchiedisegni.eu. Solamente le varie schermate, c'è una serie di notizie che cerchiamo di aggiornare con una certa frequenza. Gli approfondimenti, ce ne sono anche alcuni che possono concernere o i temi di attualità, come per esempio quello di Brexit, sul cui nessuno riesce a dare una risposta decente, in quanto ci sono stati accordi, preaccordi, sembravano approvati. La materia dei marchi, del design è stata disciplinata, quella del brevetto unitario è un'incognita ancora maggiore, però per dire, insomma, ci sono vari approfondimenti, appunto uno sulla mediazione, su Brexit, ne segnalo qui in ambito politecnico, per esempio sull'uso della proprietà intellettuale per la stampa tridimensionale. E poi c'è un blog che tendiamo a scrivere mensilmente, gli eventi, perché noi facciamo molti seminari in giro per l'Italia, alcuni hanno carattere generalista, alcuni hanno carattere invece, chiamiamolo, avanzato. Il progetto finisce sempre con una giornata che si chiama Italian Day. Quest'anno è stato all'Apple Academy presso l'Università di Ingegneria Federico II di Napoli. Poi c'è un mock trial e, molto importante, possono essere le pillole video, perché ormai in 9 anni ne abbiamo prodotte circa 6 all'anno, e lì ci sono quelle prime informazioni che uno può acquisire quando si trova davanti a cosa devo fare oggi con questo marchio, con questo design, dove lo deposito, e sono semplicemente appunto dei video che aiutano, dei piccolissimi tutorial, ma aiutano a rompere il ghiaccio su determinate azioni o procedure che si vogliono attivare. Grazie.
Presidente Moradei, allora, dicevamo, fate un lavoro che non si può raccontare ai vostri figli, oppure che non sapete come raccontare ai vostri figli. Come lo state svolgendo, con quali progetti avete in programma quest'anno? C'era una slide su questo, ma comunque sia... Sì, però era una slide un po' ballerina, perché andava... Non c'è problema, voglio dire, chiaramente noi, la mission della nostra associazione è quella di disseminare la cultura dell'informazione brevettuale, quindi lo facciamo per i nostri associati, ma anche per chi non è associato. Per esempio, l'attività clou dell'anno è il nostro convegno sull'informazione brevettuale, che è aperto a tutti, non solo, ma è anche itinerante. L'abbiamo fatto, siamo stati ospitati da vari enti, dal Politecnico al CNR, all'Area Science Park di Trieste. Ci spostiamo proprio perché questa è la nostra mission, no? Non di non restare lì nel nucleo dove magari c'è già questa cultura, ma se possiamo lo facciamo. E tra di noi ci sono professionisti di vario genere, che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'università, negli studi di consulenza brevettuale, ma il nostro target appunto è la documentazione, non è l'ottenimento della tutela, che è materia dei consulenti, non è l'informazione, cioè l'utilizzo dell'informazione per scopi che possono essere tecnici, cioè per l'innovazione, come si fa benissimo già qui a Politecnico, oppure di tipo legale, oppure di tipo strategico, perché attraverso i brevetti è possibile sapere chi è attivo nella ricerca in un certo settore, o quali sono gli inventori, quali sono le aziende, dove sta andando la ricerca. Per far questo però, come dicevo, occorre avere delle cognizioni, bisogna conoscere gli strumenti. Alcuni sono free e quindi tutti possono accedere, altri sono invece strumenti a valore aggiunto, quindi ci sono dei provider internazionali che forniscono questi strumenti, vanno conosciuti. E organizziamo per questo, a parte i corsi organizzati diciamo privatamente da questi provider, noi ne facciamo altri in collaborazione anche con enti, soprattutto l'Ufficio Brevetti Europeo, che è il nostro interlocutore principe, perché si è un po' assunto la leadership nell'informazione brevettuale mondiale, anche nei confronti dell'informazione asiatica, che è un'informazione chiaramente molto difficile da ottenere, primo perché è scritta in cinese, giapponese, coreano, di cui però oggi come oggi, grazie alla machine translation eccetera, si può, anche chi non ha la conoscenza diretta di queste lingue può comunque diciamo leggere i brevetti eccetera. Però ci sono classificazioni da utilizzare, bisogna conoscere il linguaggio del brevetto, che è qualcosa di molto diverso da altri linguaggi letterari o scientifici e tecnici. E bisogna conoscere le procedure, bisogna saper dire anche a un cliente, per esempio, se un brevetto è in vita o non è stato più mantenuto in vita, cosa che può sembrare banale, ma ovviamente cambiano completamente le prospettive. E ovviamente è importante l'informazione, qui abbiamo start-up, eccetera, quindi ovviamente l'invito è quello magari anche di conoscerci attraverso il nostro sito www.idb.it, Associazione dei Documentalisti, seguirci un po' nelle iniziative che spesso sono aperte, magari con qualche vantaggio per i soci ovviamente, perché anche soltanto per i soci seguire la mailing list di scambi di problematiche, come sono stati risolti eccetera, è molto importante. Il networking, quando ci troviamo e parliamo fra di noi di queste cose, si porta sempre a un miglioramento delle nostre conoscenze. E l'altro ente di riferimento per noi è il WIPO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Presso questi due enti noi abbiamo proprio lo status legale di osservatori, quindi possiamo partecipare ai meeting, alle assemblee, alle task force. Perché partecipiamo? Perché normalmente per l'ente pubblico che crea i dati, perché gestisce i registri dei brevetti, non è facilissimo sapere poi che cosa interessa all'utente, che tipo di dati, in che modo ricercarli,
eccetera, e quindi noi forniamo il nostro feedback e anche ovviamente poniamo le nostre richieste e con WIPO e l'Ufficio Brevetti Europeo abbiamo proprio un tavolo istituzionale annuale dove c'è questo scambio, i delegati di queste associazioni partecipano e il più delle volte insomma si riescono a ottenere dei miglioramenti. Adesso stiamo già discutendo per esempio della messa a disposizione dei dati del brevetto europeo con effetto unitario ancora prima che esista, perché già ci si pone il problema dell'accessibilità ai dati e di questione anche che sembrano dettagli tecnici, ma come identificare un brevetto europeo con effetto unitario da un brevetto europeo che non ha l'effetto unitario. Sono piccoli dettagli alle volte, ma che cambiano completamente la prospettiva e significa fornire all'industria, all'ente di ricerca, dei dati corretti o errati. Bene, io vi ringrazio. Se ho fatto bene i conti, lei diceva poco fa, un brevetto nel mondo in 10 secondi, quindi nelle ultime 3 ore ne sono stati depositati circa 1.000-1.100, di cui 500 dai cinesi, quindi, di cui 500 dai cinesi, e Cina, non Oriente, quindi probabilmente in Oriente saranno molti di più, e questo qualche domanda dovremmo farcela forse su questi numeri, e probabilmente dovremmo anche pensare che nel futuro prossimo le tecnologie che andiamo a brevettare cambieranno anche il mondo dei brevetti, perché è una domanda che faccio anche a me stesso, non ho una risposta. Evidentemente la blockchain, qualcosa per questo mondo, in futuro potrà farlo, visto che è un sistema di certificazione che è ancora difficile da comprendere e da gestire, però c'è. A questo punto, per chiudere, abbiamo qui con noi Lino Fanella dell'Ufficio Italiano Brevetti Marchi, che è il punto di riferimento istituzionale, sì, come tutti sappiamo, su questi temi, che abbiamo sentito già indirettamente sta facendo delle attività di pushing, direi quasi, per diffondere la cultura, per sostenere questo tipo di appunto sviluppo, opportunità, direi, di questa opportunità imprenditoriale. Quindi affido a lei la chiusura. Grazie. Di questa nostra mattinata di Grazie. Lavoro. Bene, insomma, mi presento, sono Lino Fanella e faccio parte dello staff dell'UIBM, in particolar modo della divisione settima che si occupa dei brevetti nazionali e internazionali. Innanzitutto vorrei portare il saluto del nuovo direttore generale, perché è cambiato da poco, da qualche settimana, quindi non è più la dottoressa Loredana Culino, ma è Amedeo Teti, quindi un nuovo direttore generale, e della dottoressa Loredana Guglielmetti, che insomma non è potuta venire e quindi ha mandato me. Diciamo che io ho preso qualche appunto durante tutta quanta la giornata e ho individuato delle parole chiave. Abbiamo parlato tantissimo di conoscenza e divulgazione, poi la valorizzazione del brevetto, abbiamo parlato di impresa, quindi di piccole e medie imprese, che poi di fatto sono i nostri interlocutori principali, in quanto ad oggi di fatto il motore trainante dell'economia italiana di fatto sono le piccole e medie imprese. Quindi sono loro che dovrebbero appunto portare l'innovazione in Italia, sono i principali comunque, dovrebbero essere i principali innovatori, che poi di fatto però non lo sono, perché la concentrazione di brevetti poi si ha o nelle grandi aziende, quindi anche a livello internazionale, quindi le multinazionali, o comunque a volte c'è anche l'inventore di turno, insomma, che tenta di proteggere comunque la propria invenzione sviluppata comunque nel proprio garage. Ma una cosa fondamentale comunque che volevo proprio soffermarmi è in particolare del fatto che l'industria che ha un'alta intensità di diritto, insomma, di titoli di proprietà industriale, è competitiva soprattutto a livello internazionale. È stato fatto uno studio da The WIPO ed EPO, che è stato pubblicato ad ottobre del 2016, se non sbaglio, e ha riguardato un periodo, insomma, che va dal 2011-2013, dove appunto hanno portato i risultati dell'economia dell'Unione Europea in base appunto alle industrie, hanno valutato appunto le industrie ad alta intensità tecnologica, e praticamente i risultati sono
sono eccezionali, perché in pratica il 42% del PIL è stato prodotto da tali industrie. In particolar modo poi un'altra cosa ancora più fondamentale è il salario. Voi pensate che il 46%, cioè i dipendenti di tali industrie, guadagnano il 46% in più delle altre industrie. Quindi insomma è un dato di fatto che l'innovazione porta comunque benessere anche al dipendente. E l'ultimo dato che è sconcertante per quanto mi riguarda è che il 93% del totale del mercato delle esportazioni è detenuto da tali industrie. Quindi ciò significa che un'azienda innovativa e quindi riesce ad andare oltre i confini nazionali e quindi ad avere il proprio business e la sua crescita, altrimenti se no si riduce a quel piccolo 7% e cerca comunque di parchemanarsi con le altre aziende. Quindi parlavamo di conoscenza, quindi la conoscenza e la divulgazione della proprietà industriale è una cosa fondamentale ed è rivolta chiaramente alle piccole e medie imprese, quindi dare la consapevolezza alle piccole e medie imprese del potenziale della proprietà industriale, che sia essa un marchio piuttosto che un brevetto, un modello ornamentale o di design. Quindi anche il Ministero, come compiti istituzionali, ha proprio la divulgazione appunto della proprietà industriale. Abbiamo fatto diverse iniziative, tra cui quelle con L2Pro, che abbiamo appunto collaborato insieme. Io tra l'altro sono stato sono stato attivo proprio sul progetto, in quanto ho redatto insomma qualche parte del progetto e altro. Un altro anche aspetto che insomma abbiamo curato è dare la consapevolezza alle aziende della proprietà industriale con un progetto che si chiama Prediagnosi, è stato lanciato da poco. Quindi in pratica è un progetto che poi è accessibile, è una piattaforma che è accessibile sul nostro sito internet, dove le aziende possono comunque mettersi in gioco e vedere insomma come loro percepiscono appunto la proprietà industriale, e alla fine insomma ci sono delle domande su 5 aree tematiche, e alla fine viene comunque stilato un report personalizzato su come insomma orientare poi l'azienda in questo nuovo mondo per molti aspetti, perché appunto tante non lo conoscono. Un altro progetto lo stiamo facendo anche con Union Camere, che stiamo facendo la formazione ai funzionari delle Camere di Commercio. Questo adesso è un progetto che è proprio attivo in questi giorni, e stiamo dando proprio noi, come noi esaminatori del Ministero, quindi le varie divisioni, stanno cercando di dare più informazioni possibili appunto alle nostre persone sul territorio, perché di fatto sono loro l'azienda, a volte va in Camera di Commercio cercando comunque informazioni, e lo sportello appunto brevetti, che poi insomma l'ufficio ricevente, le Camere di Commercio sono l'ufficio ricevente, a volte si trovano un pochino spiazzate perché non sanno dare benissimo alcune indicazioni. Parlo in particolar modo delle Camere di Commercio inferiori, insomma, che magari non ricevono tantissimi. Certo, non è il caso di quella di Milano o di Roma e altre. Era preoccupato dallo sguardo. Sì, sì, non è il caso di quello di Milano, chiaramente. E quindi insomma c'è anche questa collaborazione forte che facciamo con Union Camere. Poi ecco, abbiamo anche altri servizi che diamo a disposizione sempre dell'utenza, che è l'esperto risponde. Io non so se qualcuno già ha potuto usufruirne. In pratica ci sono proprio gli esaminatori, sia dei marchi, dei brevetti, dei disegni, che sono a disposizione dell'utenza per avere tutte le informazioni, diciamo generali, da come depositare una domanda di brevetto piuttosto che di un marchio, ma anche nei contenuti tecnici su come magari redigere e cimentarsi comunque nella redazione di una domanda di brevetto. Altri servizi che abbiamo a disposizione sono anche le nostre banche dati. Ecco, una l'abbiamo lanciata lo scorso anno a settembre, che è una banca dati, l'abbiamo ristrutturata effettivamente, è una banca dati tematica che è sulle biotecnologie, quindi l'abbiamo lanciata in ambito della settimana delle biotecnologie, che se non sbaglio iniziava il 24 settembre. Quindi insomma la divulgazione e la conoscenza della proprietà industriale è uno dei nostri compiti istituzionali, quindi ci puntiamo molto, e le collaborazioni come abbiamo fatto con L2Pro, con le Camere di Commercio, e quindi sono benvenute. Ecco, probabilmente anche con L2Pro cercheremo in quest'anno anche di rilanciarlo un pochino il progetto, perché so che il nuovo direttore è comunque molto interessato alla diffusione e quindi potremmo metterlo comunque nei vari progetti insomma che
che prevediamo insomma di proporre. Ultimo aspetto che vorrei toccare è la valorizzazione economica. Ecco, già mi ha anticipato la dottoressa con Marchi più 3, che appunto è stata lanciata adesso l'11 dicembre, che c'è stato comunque un cospicuo finanziamento di 2 milioni di euro, quindi vi dico affrettatevi perché insomma stanno già agli sgoccioli i 2 milioni di euro, quindi insomma perché sono delle misure di incentivi che chiaramente fanno gola. Chiaramente. Ecco, poi un'altra cosa, c'erano anche delle altre linee di incentivi che erano brevetti più e brevetti più 2. Ecco, vi dico che il tavolo è aperto, le trattative sono aperte e diciamo a metà di quest'anno forse dovremmo riuscire a riaprire nuovamente brevetti più 2 e brevetti più, quindi dare nuovamente, rifinanziare la linea di incentivi. E l'ultima invece, che diciamo è abbastanza recente, è il nuovo concorso che è rivolto in particolar modo agli enti di ricerca e alle università, che è Intellectual Property Awards 2019, che possono partecipare tutte le università con i propri brevetti, e poi insomma nelle varie graduatorie, chi è aperto fino al 31 marzo del 2019 tramite Netval, insomma nella nuova piattaforma Knowledge Share, e poi insomma il primo classificato, insomma ci saranno 10.000 euro che comunque verranno insomma dati. Quindi insomma ecco, diciamo, poi chiaramente c'è l'altra linea del Ministero, quindi un altro compito istituzionale è quello della prevenzione e del contrasto alla contraffazione, e anche lì comunque offriamo dei servizi sia di orientamento ma anche di consulenza proprio su quale magari tecnologia è più indicata nella catena appunto di produzione o di business comunque che l'azienda appunto ha. E infine chiaramente siamo anche il canale diretto con la Guardia di Finanza nel caso in cui appunto per segnalare proprio delle frodi, quindi delle situazioni illecite, e quindi cerchiamo anche ecco, di dare a 360 gradi un servizio per la proprietà industriale appunto e per l'utenza nel migliore dei modi, insomma ecco. Quindi io direi che... Bene, Fanella, mi autorizza a ricordare quello che ci dicevamo prima dell'inizio di questo tavolo? Certo che lo può dire. Cioè perché è la conferma di un dato diciamo negativo, però con un contenuto positivo. Sì. Cioè dal 2008, prego, non voglio... Sì, no, allora chiaramente prima parlavamo un pochino di dati, quanto si brevetta in Italia. Beh, diciamo che in Italia dal 2008 ad oggi più o meno la situazione è rimasta invariata. Consideriamo che ci sono più o meno sempre i soliti 10.000 brevetti all'anno. Cioè può variare, parliamo di poche unità, quindi non di tanto. Ecco, l'unica cosa però... Che è poca, che è molto meno che altri paesi europei. Sì, certo, però ecco, c'è da dire che... Senza pensare ai cinesi, senza guardare ai cinesi, sì, ma, anche soltanto restando in Europa... Sì, già, se ci confrontiamo già con la Francia o con la Germania, e comunque insomma i nostri diciamo vicini non... siamo abbastanza limitati ecco, nell'ambito brevettuale. Però c'è da dire proprio questo, che visto che la maggior parte delle aziende sono piccole e medie imprese, e comunque investire su un diritto di proprietà industriale comunque è costoso, anche se poi di fatto noi come finanziamento, cioè perché poi di fatto è un incentivo, presentare una domanda di brevetto per quanto ci riguarda costa solo 50 euro tramite il servizio online, poi certo ci sono tutti quanti i costi della consulenza, che quelle sono consulenze esterne, quindi per quanto riguarda a livello istituzionale già diamo un incentivo, perché comunque dal 2008 viene fatto il rapporto di ricerca per tutti quanti i brevetti italiani, che comunque il costo è abbastanza cospicuo, e questo lo paga lo Stato italiano, quindi già di fatto è un incentivo alla brevettazione in Italia, quindi già proprio nel deposito della domanda. Quindi c'è da dire che dal 2008 ad oggi di fatto più o meno la questione è piatta, però la qualità dei brevetti è aumentata a dismisura, quindi proprio dovuto al fatto dell'introduzione del rapporto di ricerca. Quindi quello che posso dire è che ad oggi chi detiene un brevetto in Italia, la protezione è molto più forte rispetto comunque a qualche anno fa. Sì, questo è... Grazie per la vostra presenza e la vostra partecipazione. E soprattutto grazie ai nostri ospiti.